Buongiorno a tutti, un ben ritrovati con Sveglia Trieste, mercoledì 25 novembre. Oggi avremo tre ospiti, tutti e tre collegati in videoconferenza via Skype. Il primo dalle 7:30 alle 9 sarà già Rossano Giannini, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, collegato con noi dalle 7:30 alle 9. Nella seconda parte, dalle 9 alle 10, avremo due ospiti. Il primo sarà cominciamo dalle signore. La prima sarà Giulia Massolino di Adesso Trieste, la lista civica che si è presentata qualche settimana fa, proprio in ottica delle prossime elezioni amministrative comunali a Trieste, ma che vuole essere un nuovo contenitore politico a cittadino. Poi dall'altra parte ci sarà Massimo Codarin, consigliere comunale della lista di piazza, quindi il confronto fra determinati temi nell'ora di diretta dalle 9 alle 10. Andiamo a leggere subito la pagina meteo prima di vedere le notizie dal piccolo di oggi. Dunque, per quanto concerne la situazione generale, l'anticiclone si è riposizionato sull'Europa centrale e determina stabilità anche sul Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda oggi, mercoledì 25 novembre, cielo sereno sulla zona montana, inversione termica notturna nelle valli con temperature minime 3-6 gradi, massime 10-13 gradi centigradi. Per domani, giovedì 26 novembre, cielo poco nuvoloso per velature ad alta quota sulla zona montana, inversione termica notturna nelle valli, temperature minime 3-6 gradi, massime 10-13 gradi centigradi. Leggiamo assieme la prima pagina del piccolo di oggi. I titoli sono i seguenti: vaccini, il piano della regione, caos sulle regole imposte ai bar. Inviati al commissario Arcuri i dettagli della campagna anti-Covid-19, iniettate fino a 15.000 dosi al giorno, si parte a febbraio. Non chiara l'ordinanza firmata lunedì da Fedriga su cibi e bevande consumati all'aperto. Si può, ma c'è la prima multa. In Friuli Venezia Giulia resta alta l'incidenza dei positivi sul totale dei testati, ieri 26 morti, metà nelle case di riposo, ospedale di Gorizia già occupati, 38 letti su 50. La foto notizia riguarda la montagna, niente sci a Natale, ma l'Austria pensa allo strappo. Poi ancora a Trieste Airport saltano altri voli in treno a Milano senza la freccia. L'effetto sui trasporti: pochi passeggeri causa virus, le compagnie aeree e Trenitalia non aspettano e penalizzano il Friuli Venezia Giulia. Dopo la pandemia, rischio inflazione, scrive Franco Grassini nel commento, e poi l'analisi: due pecore nere nel gregge dell'Unione Europea. Nel taglio alto lo sport, la Triestina oggi a Gubbio per scendere dall'altalena di risultati. La partita contro il Gubbio è un recupero perché è stata rinviata a seguito dei positivi in casa triestina. È possibile per le squadre di Serie C, una volta nel campionato, richiedere il rinvio della gara per motivazioni legate ai contagi nelle proprie rosa di giocatori. Allianz, dicembre folle, 8 match in 24 giorni. La foto di coach Eugenio Dalmasson. Poi autostrade sorvegliate con i droni di Fincantieri, non solo navi, ora arriva anche il monitoraggio di ponti e gallerie. Pistola negata al paladino delle armi, ai vigili urbani. L'agente e politico Sluga giudicato non idoneo. Il vigile urbano, sindacalista ed ex assessore comunale triestino Fulvio Sluga, nei giorni scorsi si è visto negata per inidoneità l'accesso all'armamento della polizia locale, una misura che lui stesso chiedeva da innumerevoli anni. La beffa legata alla vista è emersa con i test medici necessari all'assegnazione delle pistole. Sluga si dice amareggiato, eppure ho il porto d'armi civile da 20 anni. Crack depositi costieri all'asta per l'acquisto offerta da 6,4 milioni di euro. Per andare poi a un altro titolo: giornata contro i maltrattamenti, con il lockdown a Trieste il picco della violenza sulle donne. A Trieste picco dei casi di maltrattamenti in famiglia durante il lockdown. Il dato emerge dai report statistici resi noti in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre proprio oggi, 25 novembre. La foto della panchina rossa, ormai un simbolo proprio di questa giornata, ma in generale del
dell'argomento che verte sulla violenza sulle donne, il contrasto di questo purtroppo crescente, questa purtroppo crescente tendenza. Anche a livello nazione, i dati, soprattutto del periodo dei lockdown, sono stati preoccupanti. Ci fermiamo per la pausa pubblicitaria, ci ritroviamo tra poco con gli altri articoli e gli approfondimenti del Piccolo. Sempre in diretta con Sveglia Trieste, 7 e 8 minuti di mercoledì 25 novembre, leggiamo la prima pagina del Messaggero Veneto, vaccino anti-Covid, 60.000 dosi nel piano regionale, si comincerà dal personale sanitario e dagli anziani nelle case di riposo, si stanno individuando le sedi idonee per conservare e distribuire le fiale. Questo è il titolo di apertura. Scende il tasso di positività, calano anche i ricoveri. Natale senza sci, la regione, lo stop deve valere anche all'estero. Anche in questo caso il Messaggero Veneto dedica la fotonotizia alla montagna e allo stop dello sci nel periodo natalizio. Vittime del virus, 300 decessi in un mese, in maggioranza maschi over 80 anni, il picco in provincia di Udine, cominciano i test rapidi sulla popolazione di 6 comuni, lotta ai contagi, sarà Socchieve il primo comune a partire con i test a tappeto della popolazione. Le due postazioni per i prelievi allestite a Medis, la frazione del municipio, sono pronte da ieri e consentiranno l'accesso sia in modalità drive-in sia a piedi. La protesta degli infermieri precettati, siamo troppo pochi, la sanità friulana, cresce il numero di positivi al Covid a Udine, ieri erano 707 e il personale sanitario ormai è allo stremo, per questo il sindacato delle professioni infermieristiche ha manifestato davanti all'ospedale, l'80% del personale è stato precettato. Altre notizie, a Codroipo una donna resta uccisa in uno scontro, feriti anche il marito e il figlio in un incidente stradale. La nuova ordinanza, basta consumazioni per strada, i baristi alzano bandiera bianca. Ancora cronaca, muore la madre di un noto ristoratore, il padre è grave. Focolaio, in carcere a Tolmezzo, malati, 118 detenuti. Il giorno della contro la violenza sulle donne, no alla violenza contro le donne, scarpe rosse messe in vetrina in centro a Udine. Il taglio alto, le vite al tempo del lockdown, domani sarà in edicola l'inserto salute. Queste le notizie del Messaggero Veneto. Andiamo adesso nell'angolo della stampa nazionale. Con la Repubblica, le voci delle donne più forti della violenza, nella giornata odierna 25 novembre, che ricorda ogni anno non soltanto tutte le donne vittime di violenza, ma se vuole ancora di più, come ogni giorno dovrebbe essere fra l'altro, rimarcare il fatto che purtroppo sono sempre elevati i numeri di violenze domestiche e non solo, ai danni delle donne. Dove comincia lo schiaffo, la cultura sbagliata, scrive Michela Murgia, e poi i diritti negati, che cosa vogliamo, scrive Ellie Schlein. Altri titoli, c'è lockdown e lockdown, punti di vista con questa fotonotizia di LK, poi virus, il doppio vaccino, il titolo di apertura, Macron con Conte, no allo sci a Natale, ma Vienna si oppone, nelle linee guida prevista la somministrazione di un secondo farmaco diverso se il primo non garantisce l'immunità. Ipotesi di un patentino obbligatorio per spostarsi e andare all'estero, calano i contagi, ma ieri c'è stato il record di decessi a livello Italia, sono stati 853. Il punto, la zona grigia del governo, scrive Stefano Folli, il MES. La maggioranza si divide sulla riforma del fondo salva stati. Da Trump a Biden, il riscatto della democrazia americana è uno degli articoli di commento. La via progressista di Di Maio, andare oltre le ideologie.
Poi, National Geographic, i tesori d'Italia, domani in edicola gratis con la Repubblica. La Champions League, Ronaldo e Morata regalano gli ottavi alla Juventus, che ieri ha vinto in extremis, 92esimo con il gol di Morata, e che quindi ha permesso alla squadra bianconera di qualificarsi aritmeticamente agli ottavi di Champions League, superando il girone in coppia con la prima arrivata. E così facendo, il terzo e il quarto ormai hanno troppi punti di distacco per riuscire ad arrivare ad eguagliare queste prime due posizioni, utili per andare al prossimo turno della ex Coppa Campioni, ora insomma, già da tanti anni Champions League. Andiamo adesso, questo è il Messaggero Veneto che abbiamo visto poco fa, andiamo invece alle notizie del Corriere della Sera. Spiragli, ma non si apre, curva dei contagi in calo, possibile via libera solo per congiunti e seconde case. Conte cerca l'intesa europea per le feste, Macron chiude le piste da sci fino a gennaio, no dell'Austria, il titolo di apertura. Sanità come la difesa, deluso dalla Lombardia, l'intervista a Garattini. E poi l'effetto Covid, la Cina, la crisi del Mediterraneo, il rapporto ISPI, paesi e malattia. Ancora, che tristezza il non Natale, scrive Pierluigi Battista, tre strade per fermare la violenza, le donne oltre i dati, è l'articolo di fondo di oggi. Una burocrazia solo difensiva è troppo in là con gli anni, noi e i fondi dell'Unione Europea. Il taglio alto con lo sport, Champions anche per l'Atalanta, vince la Lazio, Juve qualificata e stasera Inter-Real Madrid. Ieri hanno giocato due delle quattro italiane impegnate, ovvero la Juventus in casa e la Lazio in casa. Oggi si affrontano Inter-Real Madrid. Scende in campo anche l'Atalanta, poi Team Vision, docu-reality in 5 puntate, chiedo studio e sacrificio, Muti, ecco il mio talent per giovani direttori. E qui la foto, un docu-reality per giovani direttori d'orchestra con Riccardo Muti, 5 puntate in onda a partire dall'11 dicembre, la musica lirica è la protagonista, Muti chiede studio, ricerca e sacrificio. Per 2 settimane le telecamere hanno seguito sia le prove che i momenti di pausa o di svago di questi giovani. Sullo sfondo Ravenna. Poi torna l'America e Wall Street vola, il messaggio del presidente eletto. Vescovi degli Stati Uniti, dubbi sul cattolico Biden, è abortista, può fare la comunione? Questo è il quesito. Poi numeri, gli aiuti, l'altra pandemia, è un altro degli articoli di approfondimento sui dati relativi al contagio. Elogio del Fattorino è l'articolo di Massimo Gramellini nel solito spazio Il Caffè. E questo, come detto, è il Corriere della Sera. Noi torniamo momentaneamente al piccolo e andiamo alle pagine che si occupano delle notizie regionali, poi tratteremo anche quelle comunali. Dunque, sforbiciata sui voli diretti a Roma e Palermo, e Trenitalia taglia pure la freccia su Milano. L'effetto Covid ridimensiona ancora più pesantemente i collegamenti, slitta la partenza della rotta Ryanair sulla Sicilia. Secondo le previsioni, per tornare a livelli pre-pandemia nel traffico aereo si dovrà attendere il 2024. Poi Federica Roma, un nuovo patto per altre risorse nell'emergenza, prima commissione di Palazzo Madama, e vede la foto del presidente Federica, riunione da remoto, le autonomie locali. E poi Zalucari, il consigliere regionale del gruppo misto, l'anti-influenzale, la campagna vaccinale anti-influenzale si è interrotta per l'esaurimento di scorte, afferma in una nota il consigliere regionale Walter Zalucari del gruppo misto, ricordando che la SUGI aveva parlato di nuovi arrivi dal 16 del mese, 7 giorni dopo l'annunciato arrivo della fornitura, svariati medici di medicina generale di Trieste lamentano di non aver ricevuto le dosi del vaccino antinfluenzale. Il piano del Friuli Venezia Giulia per il vaccino, dosi a 10-15 mila persone al giorno, via da febbraio. In questo caso si parla del vaccino per il Covid-19. La regione invia al commissario Alcuri il programma della campagna anti-Covid sul territorio. Già ordinati 4 freezer ad hoc, appuntamenti in zone fieristiche. L'interrogazione, il Dem russo denuncia il flop delle strategie della regione.
Poi altre 26 vittime, la metà negli ospizi, resta alta l'incidenza infetti testati. Il report quotidiano con i numeri che vengono forniti dalla Protezione Civile e dalla Regione, con un lieve calo rispetto ai nuovi positivi nella giornata di ieri, quindi sono stati 5.864 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, 2.948 in più rispetto al giorno precedente. Ricordiamo poi che i dati del lunedì, così come quelli del domenica, sono solitamente condizionati anche dal fine settimana, dove c'è anche un minor numero di personale a lavoro nelle strutture. Dunque, per quanto concerne intanto gli attualmente positivi, sono 13.615 più 158 rispetto al giorno precedente, con un totale totale proprio a livello dall'inizio di 25.589 in regione. Questi numeri poi molte volte li ripetiamo durante la giornata, si conoscono quasi a menadito ogni volta che vengono poi illustrati. Andiamo ora a collegarci con la sala operativa della Polizia Locale per avere il punto invece su traffico, viabilità e segnalazioni. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. A lei la linea. Sì, bene, grazie. Allora, la notte è trascorsa tranquilla, solo interventi di routine, nulla da segnalare. Il traffico adesso è scorrevole su tutta la rete viaria, non ci sono particolari problemi da quello che vedo, dai monitor è anche abbastanza scarso. Per quanto riguarda gli appuntamenti, abbiamo un unico appuntamento mattutino, un presidio per lo sciopero tra le 10.30 e le 12.30 in Piazza Unità. Come da normativa vigente dovrebbe formarsi, cioè avvenire in forma statica, quindi non dovrebbe interessare la viabilità ordinaria. Per quanto riguarda i lavori, avverranno in orario, diciamo, serale e notturno. Nello specifico verrà ultimata la segnaletica orizzontale nel rione di Roiano, dove è stato appena asfaltato, che è stato appena asfaltato i giorni precedenti. Inoltre, hanno iniziato ieri i lavori di asfaltatura sul viale Miramare tra via Boveto e piazzale 11 Settembre. Questi lavori verranno effettuati in orario notturno, quindi dalle 21.07. Inoltre questa sera, sempre in orario, diciamo, serale e notturno, dalle 21.24 verrà chiusa, come ieri, la via di Servola nel tratto compreso fra via Soncini e via Calpineto per permettere i lavori della CEGAS e la sostituzione dei pali per l'energia elettrica. Altre segnalazioni al momento non avete da fornire, quindi restituire la linea. Grazie Grazie allora, una buona giornata e un buon lavoro. anche lei e a tutti i telespettatori. Proseguiamo ancora con la pagina regionale del Piccolo. Il giallo del caffè in strada è il dietro fronte a 360 gradi sugli sport di squadra. I dubbi sull'ultima ordinanza. La FIP di Trieste: si possono consumare cibi e bevande all'aperto, ma Udine è già scattata la prima multa per un espresso. E qui c'è l'interpretazione dell'ordinanza, chiarita poi anche dalle categorie, in questo caso la FIPE, l'utile esperimento della classe capovolta. Riguardo proprio all'ordinanza e soprattutto per ciò che concerne le consumazioni, leggiamo quanto riportato. L'accesa interpretazione sul permesso o meno di bere il caffè in strada, la clamorosa piroetta a 360 gradi sul non stop dell'attività sportiva, l'ordinanza 43, firmata lunedì dal Presidente della Regione Fedriga, questa volta ha creato più dubbi che certezze. La causa? Un provvedimento presentato in un certo modo al mattino in conferenza stampa da Fedriga Riccardi, che è diventato poi la sera, al momento della firma dell'atto, con il risultato appunto di aprire la girandola delle interpretazioni. Nel caso appunto delle consumazioni di cibi e bevande all'aperto, la FIPE, non solo quella di Trieste però, ha lanciato una vera e propria querelle. Nel caso dello sport, invece, la nuova normativa, che come vedremo di nuovo non ha nulla, è andata proprio a negare i contenuti della conferenza del mattino. Andiamo a fare velocemente il punto sul caffè. È vietata la consumazione di alimenti e bevande all'aperto su area pubblica o aperta al pubblico nelle vicinanze degli esercizi di vendita e comunque in luoghi dove siano possibili assembramenti. Il testo dell'ultima ordinanza sembrerebbe piuttosto chiara.
Non si possono consumare alimenti e bevande all'aperto, su area pubblica o aperta al pubblico, come indicato a chiare lettere, anche al mattino in conferenza. Tanto che a Udine ieri c'è stata la prima sanzione, una commessa che stava bevendo un caffè durante una pausa davanti alla porta d'ingresso del negozio dove lavora è stata multata. E non a caso a Trieste ieri mattina diversi bar, considerando i magri incassi legati ai nuovi divieti, hanno preferito tenere abbassata la saracinesca. Tutto chiaro quindi? Non proprio. La FIPE di Trieste, prendendo una posizione diversa da quella delle federazioni del resto del Friuli Venezia Giulia, ha instillato i suoi dubbi. L'interpretazione che noi abbiamo fornito ai soci, spiega la presidente Federica Suban, indica che l'ordinanza regionale non vieta il consumo di cibi e bevande sulla pubblica via, bensì la consumazione in forma statica sul suolo pubblico, creando assembramenti, un tanto per quanto riguarda la chiarezza su questa interpretazione. Siamo alla montagna, i fondi allargati per le società sportive fanno litigare Forza Italia e Gibelli e gli azzurri scomunicano l'assessore. Niente sci a Natale da noi, ma in Carinzia invece sì, un suicidio per il settore. L'allarme degli operatori turistici del Friuli Venezia Giulia dopo lo stop alla stagione invernale evocato da Roma: la nostra montagna è già in ginocchio, non trovare un accordo europeo sarebbe anzi disastroso, e lo sarà se così andrà avanti. A Trieste positivi 6 vigili urbani, chiuso il distretto di Via Locchi, screening in corso per altri operatori, fuori gioco anche lo spazio del nucleo operativo territoriale nella caserma San Sebastiano, area comunque non aperta al pubblico. Questo invece è il dato di Gorizia: salgono a 38 i ricoverati Covid a Gorizia, sono 50 i posti a San Giovanni di Dio, pronto un piano. Il direttore generale di Asugi Poggiana esclude l'utilizzo del vecchio ospedale civile. Andiamo alle notizie della cronaca locale e quindi vediamo sulla pagina di Trieste. Alvaro, il piano neve adattato all'era Covid, priorità ospedali, cancellati i punti sale. Prima di tutto saranno pulite le strade verso i nosocomi, eliminata la classica distribuzione per evitare assembramenti. Il piano neve del comune è di Acegas APS AMGA in questo schema. Gli interventi, prevenzione con i mezzi spargisale e i mezzi spazzaneve in campo in caso di neve dai 5 cm in su. Aggiornamenti e informazioni sui social con l'hashtag Allerta Meteo FVG oppure Luce Verde, la app di ACI, scaricabile gratuitamente con info sul traffico locale. I percorsi prioritari per gli interventi, le strade di accesso agli ospedali, le strade di scorrimento principali, le strade percorse dai mezzi pubblici, le strade di grande percorrenza e le strade principali di quartiere. Il contributo dei cittadini, la rimozione di neve e ghiaccio da passi carrai e marciapiedi davanti a casa e poi lo spargimento di sale davanti alle case e alle attività contro il ghiaccio, circa un cucchiaio ogni metro quadro prima che nevichi, circa 50 grammi per metro quadro se ha già nevicato. Ci sono dei numeri utili, il 112, la polizia locale che risponde allo 040 366 111 24 ore su 24, oppure l'URP, Ufficio delle Relazioni col Pubblico del Comune di Trieste, 040 675 4850. I consigli in caso di neve e ghiaccio: usare l'auto solo se strettamente necessario, guidare con estrema prudenza montando gomme termiche o catene, se disponibile parcheggiare l'auto in un garage, evitare l'uso di moto, scooter e biciclette, indossare sempre scarpe sicure e se possibile i ramponi da ghiaccio. Questo lo schema con i consigli e le indicazioni. Poi sostituzione dei tubi gas lungo Viale D'Annunzio, traguardo a febbraio. Andiamo avanti, crack depositi costieri, offerta da 6,4 milioni per l'acquisto. Il curatore Rainier tiene aperta la gara fino al 13 di dicembre, possibile un rilancio non inferiore a 640.000 euro. Voci sull'imprenditore tosto della Sistoc. Domani in streaming parte la notte dei ricercatori, l'appuntamento quest'anno online sulla scienza. Poi ora pronto a rilanciare il dialogo verso il 2021, il diretto interessato sul parco. Sono stato impegnato finora a portare a casa il risultato del Parco del Mare, obiettivo più importante al momento era questo. Fra un po' comincerò anche a pensare ad altro, a quello che sarà il prossimo anno, e naturalmente parlerò con le categorie con le quali comunque il dialogo c'è sempre stato e che abbiamo
che abbiamo sostenuto fin da marzo, dall'inizio della situazione di crisi legata al Covid-19, così Antonio Paoletti, che promette il rilancio del proprio ruolo nell'anno di vigilia del rinnovo delle cariche camerali. Il fronte triestino blinda la cinquina, infatti, di Paoletti, ma l'isontino alza la voce. Poi il fautore delle pistole ai vigili respinto alla visita per la Glock. L'agente politico Sluga ritenuto non idoneo per una questione di diotrie. La reazione: sono amareggiato anche perché ho il porto d'armi da 20 anni. Commissione trasparenza sulla piscina acquamarina e di sequestro dell'area atteso entro Natale. La casa delle start-up pronta ad aprire le sue porte a marzo, presentata la cordata che gestirà l'Urban Center in Corso Cavour. Cronaca: maltrattate in casa, il picco nel lockdown. Tra marzo e maggio l'obbligo a non uscire ha fatto esplodere i casi di sopraffazione di genere, in calo gli episodi di stalking. L'universo femminile colpito di più dalle scuole chiuse, lo spettro della povertà dopo offese, minacce e botte. Ancora notizie: Riccardo Illy, nuovo console onorario di Francia. Il ruolo mi consentirà di lanciare e sostenere collaborazioni tra investitori d'Oltralpe e realtà locale, a partire dal porto. Arriva il vincolo di Roma: il caffè torinese diventa patrimonio intoccabile. La dichiarazione di interesse del Ministero per i beni culturali. La seduta, fra perplessità e quesiti, pioggia di dubbi in commissione sul progetto dell'Ovovia, il Dem Toncelli, chi sarà il gestore? Questa è la domanda che ha posto durante la commissione. Comune e compagnie siglano il patto del 2021 e il carnevale si farà. Rinnovata per un anno a 31.000 euro la convenzione che fa partire la macchina in vista della prossima edizione. L'assessore di Muggia decolle, la situazione ci preoccupa, ma non ci scoraggia, pronti a mille variabili. Chiudiamo con questi ultimi due articoli. I giganti veneti della DOC delusi dal dietrofront dei viticoltori del Carso. L'inchiesta della Guardia di Finanza: auto usate dall'estero, una maxi truffa di Treviso dentro i confini triestini. È tutto per la rassegna stampa. Vedremo altri articoli durante la mattinata. Ci fermiamo per la pubblicità. Ci troviamo tra poco. Bene, torniamo in diretta con Sveglia Trieste, 7:34 minuti. Siamo collegati assieme a Gianrossano Giannini, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. Buongiorno professore, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori. Sono qui da settembre, quindi sono contento di essere stato invitato. Grazie. Grazie a lei della sua presenza. Allora, io leggo subito la prima mail che ci è arrivata, giusto, Sì. per anche andare a chiarire attraverso questa domanda un aspetto che tanto si sta dibattendo, tanti si stanno interrogando. Buongiorno, in chiarimento, si può andare in Slovenia a fare benzina o comprare sigarette? Ho sentito amici di amici che a Basovizza, tranquillamente passando davanti agli addetti della polizia, hanno fatto riferimento come nulla fosse. Grazie. Dunque, noi chiariamo la situazione Italia e la situazione Slovenia. Anzi, la situazione Friuli Venezia Giulia, essendo zona arancione, non si può espatriare. Proprio perché non si può nemmeno uscire dal proprio comune, salvo motivi di necessità, lavoro o salute. Poi c'è stata questa lettura da parte dei prefetti sulla possibilità di recarsi nel comune limitrofo, qualora nel proprio non si riuscissero a trovare dei beni di necessità, oppure se oltre comune rappresenta più conveniente. E dall'altra parte anche la situazione di Lubiana, della Slovenia, che permette l'espatrio per 2 ore. Quindi è un po' un puzzle che si incastra e che mette anche numerose perplessità nella testa delle persone. Giannini, cosa ne pensa? Sì, dunque, io penso che ci sia un discorso generale da fare, perché allora, noi italiani siamo spesso abituati a fare le cose solo sotto costrizione o sotto minaccia. Allora, è chiaro che se c'è una normativa ben precisa, bisogna ottemperare, anche se sappiamo che molte volte anche con regole ben precise tutti cercano di trovare la scappatoia, come si dice, fatta la legge, trovato l'inganno. Però in una situazione come questa di difficoltà,
Io non proverei a fare cose che sono in qualche modo sconsigliate, non raccomandate, che possano creare problemi. Ho sentito tanti che dicono, vabbè, ma tanto ci sono i valichi secondari, poi quando uno arriva lì chi mi controlla? Qualcun altro che dice, vabbè, ma non abbiamo tante forze di polizia da controllare tutti gli spostamenti, chi vuole fare benzina, chi vuole comprare le sigarette. Io credo che bisogna invece usare un po' di ragionevolezza, perché l'obiettivo non è quello di bloccare le persone in casa, togliere la libertà. L'obiettivo è quello di affrontare una situazione di pandemia cercando di minimizzare il più possibile tutte le occasioni di contagio. Adesso, lo so, quando si va a fare benzina e comprare sigarette, si entra comunque per pagare in un posto che è limitato, dove passano tante persone, magari non tutte usano la mascherina, poi le frontiere, i controlli, ma cosa vogliamo? Obbligare tutti a fare controlli di polizia? Poi addirittura. Io, per esempio, questa volta devo dire che sono stato d'accordo anche con il presidente della regione Fedriga, perché, cioè, è chiaro, nella dicitura esatta, no? Della sua ordinanza contingibile urgente, la quale si dice, non si dice vietato, è fortemente sconsigliato. Sì. Allora, che vuol dire? Cioè, questo è proprio un tentare di convincere le persone a ragionare con la propria testa. Invece in Italia si tende a fare sempre tutte le cose senza pensarci, a meno che non ci sia un divieto. Addirittura, ricordate la polemica sul sei veramente vietato? Dice, ma Sì. perché sei vietato? Perché bisogna dire addirittura severamente, no? Allora, addirittura le persone continuano a fare le cose vietate, o addirittura severamente vietate, se non c'è uno che sta a guardare, non c'è qualcuno che li può sanzionare. Cioè, questo è qualcosa che dobbiamo evitare. Cioè, molti dicono, ah, stiamo perdendo la nostra libertà. Ma secondo me la nostra libertà è proprio di usare la testa, cercare di fare le cose che pensiamo che siano importanti e non farle solo perché ci sia un obbligo o una sanzione in vista o qualcuno che ci sta a controllare. Ricordiamoci, non ci saranno mai abbastanza forze di polizia per controllare tutta la popolazione. Non vogliamo trasformare l'Italia in uno stato di polizia, però contiamo sulla sensibilità e la saggezza dei concittadini. Quindi, Inoltre, se è proprio indispensabile, uno deve fare 50 km di percorso, magari questo lo può utilizzare a giustificazione che è il più vicino distributore in Slovenia, potrà anche giustificarlo se viene fermato. Però se proprio non è indispensabile, insomma, diciamocelo chiaramente, oramai si può anche investire qualche euro magari nella propria sicurezza. Quindi certo. evitiamo di fare cose Poi, sconsiderate. stando dietro proprio alla legge, alla regola della zona arancione, è un divieto, oltre a poi tutto il discorso che giustamente lei ha fatto il voler aggirare la regola, non andando a capire che poi servono a tutti. Però c'è proprio un divieto da parte dei comuni, dell'uscita delle persone da parte dei comuni, se non per determinate necessità. Quindi se si ricade in quelle necessità allora si risponde a legge, se, altrimenti al pari si risponde a legge però dall'altra parte, cioè incorrendo in sanzioni. Bravo, dottor Gulotta, vedo che la sua Allora, preparazione giuridica è fantastica. sentiamo una telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Io risiedo nel comune di Muggia Sì. e avrei bisogno di reperire dei beni, diciamo proprio anche acqua, che non riesco a trovare in questo comune. È permesso? Si può fare? Si può andare al comune di Trieste e comprare questi beni che non si trovano qui? Allora, a livello generale, ripetiamo come un attimo fa, laddove nel proprio comune non si riescano a trovare dei prodotti
utili per la propria quotidianità e tutto il resto, allora sì, è possibile andare nel comune vicino e cercare questi prodotti. Mi perdoni, mi fa specie che lei a Muggia non riesca a trovare acqua. Forse un'acqua particolare, immagino che sia. Sì, è un'acqua in bottiglia di vetro e sinceramente io la preferisco a quella in bottiglia di plastica e qui a Muggia non riesco a trovarla, Ho insomma. capito. Giannini. No, non è Sì. strano, eh? No, per amore del cielo. Sì. È che nel momento in cui ha detto Niente. acqua ho pensato com'è possibile che a Muggia non ci sia l'acqua, però Poi immaginavo ancora che una fosse un qualcosa domanda. di specifico, ecco, chiaro. Poi per fare, da quanto ho capito, per fare benzina o prendere sigarette in Slovenia non c'è nessuna restrizione. Qua torniamo come prima. Giannini, lascio a lei la risposta. Dunque, allora, bisogna considerare due cose. Uno, che non è solo quello che riguarda quello che succede in Italia, ma anche quello che riguarda in Slovenia. Lei conosce tutte le limitazioni imposte dalla Slovenia, che tra l'altro durante la prima ondata sembrava molto meno che l'Italia sotto lo scacco di questo Covid-19. Adesso, diciamo, i paesi sono un pochino tutti in difficoltà. E quindi ho sentito che ci sono delle simmetriche limitazioni anche nel caso della Slovenia. Quindi io adesso non ho seguito proprio in dettaglio quali sono le regole imposte dalla Slovenia per il passaggio dei confini, perché potrebbe trovarsi nella brutta situazione che magari passa tranquillamente dall'Italia in Slovenia e poi non riesce a rientrare dalla Slovenia in Italia. E quindi ovviamente. Cioè, io mi sono iscritto per esempio a delle pagine online che mi dicono la situazione e come evolve, però questo effettivamente è grazie ai mezzi di comunicazione, alle testate giornalistiche, sia della stampa che della televisione, di cercare di chiarificare questi aspetti. E credo che quanto diceva poco fa il nostro conduttore sia attendibile, cioè che è meglio evitare se proprio. Non indispensabile, cioè, anzi, questa è una buona occasione per limitare il consumo delle sigarette e d'altra parte anche per i rifornimenti. Non è che ci saranno tante occasioni di fare centinaia di chilometri in questi giorni, viste le limitazioni. Quindi, Beh, se è sicuramente proprio no. indispensabile fare una certa azione, tipo quella di comprare l'acqua, come dicevo prima, magari è un'acqua particolare che si compra, che sono in farmacia, a basso contenuto di sodio, non lo so, con bicarbonati dentro, oligo minerale o medio minerale, eccetera, le può sempre usare quella come giustificazione dicendo questo è indispensabile alla mia dieta e vabbè, è una questione di necessità. Però ecco, magari poteva fare una scorta prima sapendo che andavamo Io la scorta ce in l'avevo, condizioni ma in famiglia restrittive. siamo in tanti, Eh quindi la certo, beviamo lo so, tutti volentieri, insomma. lo so, lo so. Va bene. Grazie. Ok, grazie mille, Buona salve, buona Comunque, anche giornata. sull'acqua, ecco, questo Grazie. forse non tutti lo sanno, però io pure tendevo a utilizzare acqua comprata perché, insomma, per mantenere la pulizia dei reni, per non, ecco, cose particolari. Si possono anche utilizzare dei filtri per l'acqua del rubinetto che tolgono per esempio il sapore del cloro se uno non lo gradisce o tolgono l'eccessiva mineralizzazione. Si mettono sul rubinetto e funzionano abbastanza bene. Da quando ho quello, per esempio, molto limitato l'acquisto di acque minerali in bottiglia, soprattutto quelle di plastica che sono un grave danno per l'ambiente. Riassume molto bene un articolo del Gazzettino questa situazione di Via Vai transfrontaliero, Vediamo. perché proprio rispetto alle novità introdotte dal governo sloveno, sulla base delle nuove disposizioni del governo di Lubiana, gli sloveni e gli italiani possono attraversare liberamente il Che confine per dici? fare acquisti dall'altra parte a due condizioni: che si faccia rientro nel proprio paese nel giro di 2 ore e che i servizi commerciali del quale si intende fruire siano più vicini oltre confine che in patria. Quindi è anche una questione di distanza. La misura è curiosa nella sua Quello forma che dice. estensiva nella sostanza. Da una parte, infatti, un triestino che abita in centro non può recarsi in Slovenia a fare acquisti poiché trova fuori casa tutto ciò che gli serve, ma un concittadino che abiti sul Carso, poniamo a Basovizza, trova benzina e supermercato più vicini in Slovenia che sul suolo italiano.
Per non parlare di Gorizia, dove il confine passa tra le case. Chi mai potrà controllare il rispetto di tale di norme di tal genere? La risposta sta nella sostanza. Lubiana intende di fatto alleggerire la situazione sulla frontiera e favorire un minimo di attività commerciali che usualmente per le casse di distributori di carburante e supermercati sono rese assai floride proprio dagli acquisti di giuliani e friulani. Resta in ogni caso, ripetiamo, un divieto italianissimo di uscire dal proprio comune. Dunque, chi espatria anche per pochi minuti in Slovenia senza un giustificato motivo rischia la sanzione amministrativa per violazione del DPCM attualmente in vigore. Quindi se io dal centro città voglio andare in Slovenia per un mio capriccio di comprare qualcosa a minor prezzo laddove invece questa cosa la trovo nel mio comune, allora devo restare nel mio comune. Nel caso, come abbiamo letto dal Gazzettino nell'articolo di l'altro ieri, nel caso in cui io questo prodotto lo trovo più vicino in Slovenia perché abito a Basovizia o in un'altra zona, allora c'è questo giustificato motivo. Lo ripeto, Giannini, è una regola che poi va in qualche modo a mettere i cittadini quasi con il righello a vedere se sono più vicino o sono più lontano, no? Forse in questi casi c'era bisogno di, in questo caso in verità è Lubiana che ha introdotto dei nuovi criteri, quindi si è creato un po' di disordine a livello Europa, mi viene da dire. Intanto la ringrazio per aver trovato subito, come si dice, la pezza d'appoggio, ovvero il materiale pubblicato che spiega la situazione. E effettivamente conferma quello che dicevo prima, che dipende anche un po' dalla distanza del confine. Tra l'altro questo mi dà l'occasione di sollevare un aspetto che mi era capitato di leggere, mi pare oltre un anno fa, su una pagina Facebook, Vivere OPC nell'Altopiano, dove si lamentava il fatto che per esempio un distributore di benzina presente a Opicina è chiuso la domenica e durante le festività, qualche volta a seconda dei turni anche di più, e quindi le persone si trovavano nella difficoltà, che lavoravano tutti i giorni tranne la domenica, di poter rifornirsi, e quindi questo di nuovo è un motivo per cui da certe zone del Carso non si possa pretendere di andare a cercare un distributore lontanissimo quando è più vicino quell'altro, sempre che non sia espressamente vietato e non ci siano motivazioni di urgenza che vengano accettate dalle due polizie di frontiera. Esatto. Oh, andiamo a sentire un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Allora volevo dire che finché sarà questa gente che vuole con tutte le scuse a uscire di casa, andare di qua, gli porterà attorno questa malattia. Perché l'ascolti, mi son casa di marzo, chi che mi porta tutto. Mi non so iga proprio l'idea de il telefono, iga questi telefoni nuovi di adesso che trova tutto e iga de girar perché i bacior il sal, un chilo di patate per girar per città, giusto per girar. Ecco, signora, brava signora, grazie del suo commento. Che preoccupa anche e tanti miei amici. Grazie del suo commento, questo è un po' il controltare rispetto a chi invece ritiene che attraverso le maglie del DPCM ha la possibilità di spostarsi, eccetera. Non mi sento di dare ragione o torto né all'uno né all'altro, sono due modi di intendere la lotta al virus. Chi magari sacrificando qualcosa, chi invece muovendosi nei margini proprio della libertà concessa dal DPCM o dalle altre norme. E io capisco però quello che preoccupa la signora, come dicevo preoccupa anche tanti miei amici, perché ci sono persone che stanno facendo enormi sacrifici. La signora diceva io sto praticamente in casa sempre da marzo e tante persone sono veramente limitate negli spostamenti. Ci sono persone che stanno oggettivamente perdendo il lavoro, devono chiudere negozi, attività, imprese, e quindi sono tutte persone preoccupate che i loro sacrifici vengano vanificati da persone un po' superficiali che non seguono le regole e quindi diventano causa di contagio. Adesso
io sto cercando di capire perché ci sono queste persone. Devo dire che mi sto facendo un'idea. Cioè, ci sono molte persone che effettivamente non si informano. Cioè, sono persone che non hanno idea di quello che sta succedendo. Ci sono persone che si informano, ma vengono in qualche modo affogate dai numeri. Io so per certo, perché la mia professione ha a che fare con i numeri. Io sono fisico, la matematica è importante, però non posso dimenticare che ci sono persone che appena sentono dei numeri è come se gli si chiudesse il cervello. Cioè, proprio per loro un milione, un miliardo non fa differenza. Quindi figuriamoci poi quando si parla di percentuale. È come se proprio chiudessero l'audio. Allora, è chiaro che il mondo è bello perché è vario, quindi sono persone che hanno diversi tipi di intelligenza, invece dell'intelligenza quantitativa, c'hanno quella qualitativa, quella artistica, quella umanistica. Però adesso il problema è un problema quantitativo, cioè abbiamo i numeri che ci dicono che l'epidemia è in una fase parossistica, cioè siamo ancora, anzi fortunatamente negli ultimi giorni sta cominciando a decrescere. Allora, è ovvio che vanificare tutti i sacrifici sarebbe assurdo. Allora, quindi ci sono le persone che non si formano, quelle che non capiscono i numeri, e poi addirittura ci sono le persone ribelli, che qualunque cosa viene detto che devono fare, loro per principio fanno il contrario. Quindi sarà sempre difficile avere a che fare con queste varie categorie di persone. Quelle altre che, oltre che ribelli, sono vendicative. Oh, ma avete fatto perdere i soldi dell'incasso, io adesso vi contagio tutte. Questo è un po' assurdo, sì, tanto per fare un ragionamento estremo. Io capisco le difficoltà della signora, di tante persone che dicono: ma come, io sono rinchiusa in casa, sono costretto a farmi portare la spesa da chi mi aiuta, e poi vedo in televisione che quelli vanno a fare le feste, quelli che vanno in giro per strada. Adesso c'è l'argomento caldo dello sci. Sì. Io sono uno sciatore, quindi sono sensibile, però tenete presente che in Italia stiamo ancora discutendo. Ieri il presidente francese Macron ha detto: non si va a sciare quest'anno, punto e basta. Cioè, se si perde qualche settimana di sci, non è detto che si debba proprio morire per la mancanza di sci. Tra l'altro ci sono ancora gennaio, febbraio, la stagione può ancora continuare, ma cerchiamo di evitare problematiche che il paese non si merita, perché abbiamo sofferto tanto, abbiamo superato i 50.000 morti. Sì. Allora, fortunatamente la nostra regione, è vero che siamo in zona arancione, abbiamo rischiato la zona rossa, adesso fortunatamente ho visto la percentuale di positivi su tamponi effettuati è scesa sotto il 10%, quindi la speranza è che si possa ritornare. Però, ecco, diciamo, attenzione e soprattutto l'invito alle persone che non si informano, le persone che non trovano i numeri, e i ribelli, per favore fatelo per i vostri familiari, per i vostri parenti, per i vostri cari, non mettete in condizione di trovarsi da soli in ospedali che sono alla saturazione, sono in difficoltà, il nostro sistema sanitario è in difficoltà, quindi cerchiamo di non fare. Di chi non riesce a curarsi per le altre patologie che no, vengono in qualche modo trascurate, vuoi per la paura, vuoi anche per la difficoltà del personale medico infermieristico di dedicare nuovamente tutte le energie all'ordinario. Ecco, questo è stato uno dei dati più brutti che abbiamo visto da quando è iniziato il tutto. Giannini, infatti, andiamo a sentire solo un'altra telefonata. Prego. Perché sennò poi siamo in coda con troppe attese. Buongiorno. Smattiamo. Buongiorno. No, Franco Lega da Udine Nord. Prego. Buongiorno. Allora, signori, ai triestini, anche i friulani. Allora, bene la signora ultima che ha detto, no? Quel che ha detto. Allora, ad ogni modo, noi abbiamo il virus, oltre che il virus abbiamo anche il virus della disobbedienza. Se dicono di fare una cosa, noi dobbiamo fare l'altra. Se dicono di star fermi, dobbiamo uscire. Ma le restrizioni non valgono se abbiamo tante deroghe. Non valgono, perché ho sentito l'altro giorno una signora che è andata fuori comune perché doveva prendere le crocchette per il cane. Ma dategli le brioche, no? Rispondo io. Perché, come la Maria Antonietta che ha detto, non ci ha insegnato niente Maria Antonietta, dategli le brioche al cane, per il una volta, fame, per un mese, non per ha pane. Dategli ad le ogni brioche. Modo, le deroghe dovrebbero essere firmate dal sindaco, se non sono
di sanità, spesa o lavoro. Dovrebbero essere no quello lì perché deve andare a far benzina, ma perché la macchina non so io, ha bisogno di alimentazione ogni giorno. Se stiamo a casa cosa andiamo a far benzina? Dai, non stiamo a dire stupidaggine. E poi le cose che a me servirebbero, no? Oggi quanti sono arrivati dalla Slovenia? Quanti extracomunitari sono in Slovenia? Quanti sono scappati? I 40 agenti che la Morgese aveva promesso sono arrivati o non sono arrivati? Ma non lo so. E stiamo parlando di marciapiedi, stiamo parlando di cosa, stiamo parlando del porto. Il porto non scappa, arriveranno le soluzioni, no? Ma adesso dobbiamo vedere quelli che arrivano. L'altro giorno, in tre giorni, 70 persone, 70, e praticamente sono 25 al giorno, in un mese sono 750, a 1000 lire al mese cosa ci costano? 750.000 euro, no? Che si potrebbero sovvenzionare quelli che non hanno lavoro. Con 750 persone che non hanno lavoro si potrebbe dargli un qualcosa. No, dobbiamo dare a chi arriva da lontano, a chi non ha bisogno, perché hanno dei telefonini. Allora, quando li troviamo fuori, senza mascherina, eccetera, sequestriamogli il telefonino. Grazie, grazie Franco, grazie. Allora, vado avanti anche leggendo una mail che richiama un tema molto attuale. Buongiorno, ma come si può sperare che ci sarà la distribuzione del vaccino anti-Covid quando i medici sono privi di quello anti-influenzale e non hanno idea di quando e se arriverà? Questo è un altro argomento molto attuale. Ok, facciamone una alla volta allora. Dunque, signor Franco di Udine, mandi. No, anzi... E volevo dire una cosa, effettivamente lei ha sollevato un tema che sta a cuore a tutti noi, perché siamo regione di frontiera e quindi vediamo che arriva qui da noi il numero consistente, il flusso continuo di migranti che entrano in regione, cioè anche a Trieste vediamo, a scendere dal carro qualche volta. Vanno direttamente in questura a registrarsi e così via. È un problema serio. Non lo possiamo affrontare in modo superficiale, è un problema che diventerà sempre più rilevante. Tra l'altro sto leggendo un bellissimo libro molto aggiornato che si chiama Migrazione, cambiare tutto. E perché cambiare tutto? Perché evidentemente bisogna affrontare il problema nel giusto modo e... sicuramente dobbiamo farlo tenendo presente che la rotta balcanica è quella che raggiunge Trieste via terra, è una delle rotte, ci sono altre problematiche sulle coste con le rotte che vengono dalla Libia e lì si riuniscono tre rotte africane, una che viene dal Sahara centrale, quell'altra che vengono dalla zona occidentale, quell'altra Etiopia. Cioè è un flusso continuo importante. Fatemi dire una cosa che mi ha colpito molto leggendo questo libro, ovvero che la migrazione c'è sempre stata fin dal 500, 600, sono stati trasferiti decine di milioni di persone in altri paesi. La differenza tra quello che succedeva ieri e quello che succede oggi è che il tipo di migrazione è completamente diverso. Allora, quello che succede è che una volta venivano trasferiti i migranti e venivano praticamente venduti a destinazione, quindi i trafficanti venivano, diciamo così, retribuiti. Tra l'altro, tra i trafficanti, forse non dovrei usare questo termine, il passaggio, anche Voltaire veniva in qualche modo a beneficiare del passaggio di queste persone, però venivano pagate all'arrivo. E questo faceva sì che i migranti fossero un bene prezioso, non si potevano perdere per strada, perché sennò ci perdevano. Cioè, nonostante oltre il 10% degli schiavi di allora, ricordiamoci che tra il 500, 600 fino all'800, sono stati veramente decine di milioni, il 10% morivano e quella era una perdita. Ma quello che succede ora è che in realtà queste migrazioni vengono pagate prima dell'inizio, ovvero ci sono questi trafficanti di uomini, come era scritto nel libro di Loretta Napoleoni, proprio
parlando di questi traffici internazionali, per avere un passaggio su quelle barche della disperazione devono pagare in anticipo a sì. livello internazionale. Quindi, neanche soldi sui doni, insomma. Infatti, migliaia di euro per i vari passaggi, eccetera. Quindi, chi mette in mare queste persone o le fa passare attraverso confini della rotta balcanica... Non se ne cura. Non se ne cura, non ha più rischio. Che... È per questo che ci sono tante morti. Ricordiamoci che Vero. Tante morti avvengono proprio nel Mediterraneo. Giannini, quindi, dobbiamo andare in pubblicità, solo un attimo. Perfetto, quindi ci okay. fermiamo. Mi scuso se sono stato prego, un po' lungo, prego, ma il prego. Tema poi... è veramente delicato. Ah, sicuramente. Poi abbiamo ancora delle mail dall'oggetto, vedo scritto Parco del Mare, quindi un tema che lei ha affrontato anche a Ring. Sì. Poi sì. ci torniamo e anche le telefonate. A tra poco. Di nuovo in diretta con Sveglia Trieste, 8 e 5 minuti in compagnia di Gianrossano Giannini, consigliere comunale Movimento 5 Stelle. Sentiamo una telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, lei è il suo ospite. Prego. Buongiorno. Come che ho sentito, buongiorno, come che ho sentito del chi è vicino confine, chi può andare 2 ore. Allora, io abito a Rocciol Melara. Sì. E vorrei essere proprio sicura se è possibile andare, non è etico di girare 3 ore, anche 2 ore. Se posso andare. E un'altra cosa volevo proprio, mi viene dal cuore dire, sto Natale, chi cambia il discorso, sto Natale non si senti proprio, mi pare che non c'è proprio più, la gente parla che la gente va senza mascherine, non è vero niente, guarda che Trieste siamo, li vedo anche in macchina che mettono la mascherina, quei bambini con tutto. Allora non corri uno che dici che è senza mascherina, poi dici io sto a casa da marzo. Dai, siamo bravi, tutto quel che ne viene dito noi obbediamo veramente e non se sentiamo neanche una nostra libertà perché non la gavemmo, assolutamente, guarda, non dico più niente perché non serve. E era un piccolo sfogo tutto qua. Grazie. Io la ringrazio, buon lavoro e se mi può rispondere sì, sulla mia richiesta. Grazie, buona giornata. Grazie a voi, buongiorno. Ciao. Dunque, è consentito per gli abitanti della Slovenia espatriare e venire in Italia per un massimo di 2 ore. Non è possibile per i residenti del Friuli Venezia Giulia, in quanto zona arancione, uscire dal proprio comune e quindi neanche espatriare, salvo motivi di lavoro, di necessità, di salute, insomma di urgenza. Quindi non si può uscire per andare a fare shopping 2 ore, che sia a Lubiana, che sia a Capodistria, che sia dove vuole, proprio perché il Friuli Venezia Giulia ha questa soglia di medio allarme fra i 3 colori inseriti dal governo, giallo, arancione e rosso, che non consente di uscire neanche dal proprio comune di residenza. Giannini? Sì, signora, voglio risponderle sull'osservazione che lei giustamente fa, ovvero che a Trieste siamo abbastanza bravi e questo è vero, ed è anche in regione possiamo dire che lo siamo perché insomma siamo in zona arancione e non rossa, speriamo di non diventarlo, ma comunque c'è una cosa da dire, nei comportamenti quelli che uno riesce a vedere individualmente sono non tutti quelli che avvengono, è un'esperienza limitata, magari in centro, magari scorreva un'altra zona, nella mascherina non c'era nessuno. Poi la difficoltà, la pericolosità che abbiamo ora con questa pandemia è dovuta a un fatto particolare, cioè al fatto che se non si fa attenzione la crescita dei contagi e quindi poi delle conseguenze è esponenziale. Una crescita esponenziale è difficilmente controllabile. La seconda grande difficoltà è l'isteresi, il ritardo, ovvero la manifestazione dei sintomi avviene in ritardo rispetto al contagio e questo ritardo può essere lungo anche 2 settimane, quindi non siamo in una situazione normale nella quale se un comportamento è sbagliato oggi ce ne accorgiamo subito, domani e dopodomani, ce ne accorgiamo dopo 14 giorni e quindi è difficile prendere in qualche modo precauzioni vedendo qualcosa. È qualcosa da fare proprio al massimo grado. E poi il problema è che quando c'è il contagio esponenziale bastano poche persone che diffondono il virus e questo virus si diffonde in maniera esponenziale. Certo. Quindi è vero che, questo è fondamentale, cioè che usare le mascherine
ci garantisce di rallentare le occasioni appunto di contagio, ci consente di avere una migliore situazione a livello proprio con tutta la popolazione che è meno esposta, però nei singoli casi ecco, potrebbe non funzionare, perché se c'è uno malato che non solo ha sintomi, ma è in grado di passare questo virus, tutte le cose che magari ha fatto uno starnuto e ha usato un fazzoletto, ha la mano infettata, tocca le maniglie, sui mezzi di trasporto tocca lì dove ci si appoggia e così via, allora è una grave difficoltà. Quindi anche se tutti gli altri sono nella mascherina, quell'unica persona in grado di contagiare ne contagia tante di persone. Quindi meglio evitare. Leggo una mail. Avevamo gli altri temi in sospeso. Arriviamo, sì. Abbiamo tanti spunti. Reggo una mail. Penso alle persone che vivono, che sono rinchiuse negli ospizi e che hanno questa terribile spada di Damocle che pende sopra la loro testa e vivono nell'incubo di essere colpiti da questo terribile virus che li sta portando via come moscerini. È terribile, terribile. La signora che scrive ha perfettamente ragione. Io ricordo l'anno scorso, veramente con tanto piacere che siamo andati, molti consiglieri comunali e regionali, a trovare persone ospitate presso residenze per anziani, le feste, i festeggiamenti prenatalizi. E è stato molto bello perché questa vicinanza ha permesso proprio di comunicare con le persone, rispondere alle domande, anche festeggiare insieme. Ricordo con piacere i presepi che aveva organizzato nei parchi delle città, a Opicina, lì, via di Prosecco, lì nella zona più esterna, questi presepi del giardino, signora Bruna, anzi la saluto. Ecco, quelle occasioni di socialità con le persone anziane. Io quello che sto vedendo è che c'è veramente un grave problema quest'anno di isolamento, di distanza, e questo è un problema sentito molto, anche perché lo sappiamo che le persone più anziane sono quelle più a rischio di avere danni dall'infezione del Covid. Quindi dobbiamo stare attenti, dobbiamo proteggere i nostri parenti, i nostri amici, non dobbiamo smettere di visitarli, se possibile facciamolo, ma nel massimo rispetto e enorme sicurezza. Ho visto ieri in televisione che ci sono, in alcuni centri hanno organizzato delle stanze dell'abbraccio dove si possono abbracciare persone attraverso dei veli protettivi di plastica. Però mi faceva notare mia moglie, diceva, ma in fin dei conti negli ospedali c'erano già reparti malattie infettive e quindi le persone più o meno sapevano cos'era la Maddalena, che era anzi l'ospedale, ecco, malattie infettive. Mi pare di sì. Ecco, delle regole per poter affrontare la visita a un parente infetto c'erano, si poteva fare in qualche modo. Adesso è tutto diventato più difficile. Chiaro. E dobbiamo evitare che le persone si sentano sole e soprattutto che si sentano non considerate quando leggermente, superficialmente, molti fanno attività pericolose, dimenticando che poi quelli che ne soffrono non sono certo i giovani che vanno in discoteca o a fare ma sono magari i loro familiari, i loro nonni, i loro genitori, eccetera. Oh, andiamo a sentire un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno Gulotta. Prego. Buongiorno a lei e a Giannini. Allora, grazie, io volevo dire una cosa. Prego. Come prevenzione, ultimamente, quando eravamo sotto chiusi del tutto, c'erano le file fuori dei supermercati. Adesso entrano dentro tutti. Al mattino presto, ieri ero la terza persona che entrava in un supermercato alle 8:30, non c'era il gel. I contenitori sono tutti sporchi. Bisognerebbe anche controllare proprio quante persone entrano e che ci sia l'approvvigionamento di gel ed altro, perché anche se il gel c'è, più persone non si disinfettano le mani prima di entrare. Ormai è tutto un fai da te. Eccolo. Poi volevo chiedere a Giannini una cosa. A parte il fatto quella signora che ha detto che è chiusa da marzo a casa e che non si muove,
qualcuno però, quelli che portano a lei là, le derate o quello che serve, si muoveranno, penso, no? Sì. Lei non si muove, ma gli altri per approvvigionarla dovranno muoversi, no? Sì. Eccolo. Sì. Poi volevo dire, Giannini, Arcuri adesso deve mettere il piano per fare le vaccinazioni anti-Covid, no? Sì. Allora, siamo stati sprovvisti i mesi di mascherine. Io dovevo assolutamente uscire perché dovevo andare in ospedale, non sapevo dove battere la testa per procurare la mascherina a me e a mio marito, no? Mancava il gel. Adesso mancano anche i vaccini stagionali. Allora io mi chiedo come mai il governo si fida ancora di questa persona per programmare il vaccino anti-Covid quando non è stato capace da febbraio ad adesso approvvigionarsi di vaccini stagionali, visto che anche il governo invitava le persone a vaccinarsi. Certo, e poi sì. Mi permetta ancora una cosa sola, Giannini, volevo sì. dire, lei ha detto che dopo 2 settimane si hanno i primi sintomi. Cosa vuol dire? Che c'è un'incubazione di 2 settimane per una per il Covid? Perché questo ancora non l'ho capita. Grazie. Grazie. Ecco, allora Giannini, con ordine questi due quesiti, sì. Rispondo subito a questo. Allora, effettivamente per questo virus, il SARS-CoV-19, SARS vuol dire che è una sindrome respiratoria acuta, Covid è un coronavirus disease, ecco, nel 2019, effettivamente è stato evidenziato che il tempo di incubazione va da 1 a 2 settimane, quindi 7-14 giorni. Questo che cosa vuol dire? Ovvio, è un intervallo, vuol dire che in alcune persone può essere più rapido, dipende anche dalla carica virale che uno ha, però in media, se uno vuole essere tranquillo di non avere sviluppato dopo un contagio i sintomi dopo 2 settimane, può dire sì, è proprio così. Ed è questo il ritardo che dicevo, l'isteresi. L'isteresi vuol dire che si manifesta qualcosa non sulle cause immediate, ma anche sulle quelle pregresse. In questo caso addirittura pregresse di 2 settimane. Adesso la signora giustamente diceva, qua abbiamo 2 aspetti importanti delle vaccinazioni. Una è la normale vaccinazione antinfluenzale che si svolge tutti gli anni, con la campagna che appunto va da ottobre fino a gennaio, che di solito è il picco dei contagi che viene verso gennaio. E la signora attribuiva questo ritardo al governo. Allora, non dimentichiamoci che anche c'è una giurisdizione regionale della sanità che fa sì che si debbano prenotare le dosi di vaccino anti-influenzale, quindi non quello per il Covid, ma quello per la normale influenza, che credo che quest'anno ancora sia H1N1, devono essere approvvigionate perché bisogna averle per poter fare le vaccinazioni, soprattutto alle persone più a rischio. Allora, che cosa è successo quest'anno? Innanzitutto è stata aumentata la fascia di età di persone che possono essere vaccinate in quanto considerate più a rischio, ovvero per questioni d'età. Una volta era sopra i 65 anni, adesso è stata abbassata a 60 anni, quindi si prevedeva comunque che ci dovessero essere più vaccinazioni. Per quanto riguarda la nostra regione, Friuli Venezia Giulia, abbiamo avuto un'audizione dell'assessore sì. regionale della sanità, Riccardo Riccardi, che ci ha spiegato come, in previsione di questa aumentata necessità, erano state previste 40% di dosi di vaccino antinfluenzale in più, che però sono state esaurite molto rapidamente. Allora, io quasi quasi mi pento di aver fatto questa vaccinazione. Quando ho sentito che cominciavano a essere disponibili le dosi, ho detto, ma tanto prima o poi me la faccio, ma non tanto per me, ma perché da sempre so che, avendo a che fare con le persone, nel mio caso avevo sempre a che fare con studenti, lezioni, eccetera, è buona norma cercare di abbattere le occasioni di contagio. Quindi me lo sono fatto agli inizi di ottobre, praticamente quando era inizialmente disponibile, ma potevo immaginare che nel giro di 2 settimane si esaurissero le dosi disponibili. Perché mi pento? Perché sicuramente sarebbe stato più importante che si vaccinassero altre persone, quelle ancora più a rischio di me,
perché è vero che io ho 65 anni, però ci sono persone per rischio che hanno un'età più avanzata. Quindi, e tra l'altro gli operatori della sanità, ricordiamoci. E lo stesso adesso vale per la vaccinazione Covid. Allora, perché le dosi sono finite presto? Perché giustamente è stata fatta una riflessione. Se vogliamo non confondere una normale influenza, quella che non ha problemi gravi come quello della infezione da Covid-19, è bene evitare di prendersi un'influenza, perché i sintomi spesso si confondono, soprattutto all'inizio. Per esempio, cioè, naso chiuso, gola, tosse, tosse secca e così via. Il Covid di più specifico c'ha il fatto che la perdita dell'olfatto, che è abbastanza caratteristico, difficoltà acute di respirazione, spossatezza, dolori muscolari, eccetera. Allora, meglio vaccinarsi per la normale influenza per non confondere i sintomi e temere quell'altra, correre subito a affollare le strutture sanitarie per farsi i tamponi, eccetera. Allora, adesso, quello che riguarda i nuovi vaccini. Adesso, questo è un tema molto delicato, perché anche qua, attenzione, cioè, non è un normale vaccino anti-influenzale che viene fatto in tutto il mondo tutti gli anni. Qua stiamo parlando di vaccini di nuovo tipo. Allora, ci sono addirittura dei vaccini molto diversi dal solito, che sono quelli basati sull'RNA, l'acido ribonucleico, che è praticamente il modo in cui questo virus trasmette le sue informazioni alle cellule, si insinua, per moltiplicare il virus stesso e poi fare l'infezione. Allora, il vaccino a RNA è proprio basato su una striscia, diciamo, di questo RNA, che è già in grado di prendere il controllo delle cellule infettate e fargli produrre copie di questo virus. Allora, iniettando pezzettini di questo RNA, si sviluppano queste proteine, le sviluppano le cellule umane stesse, sviluppano queste proteine che a quel punto il sistema immunitario riconosce ed attacca, e queste sono le stesse proteine che producono quelle del virus. Quindi è un tipo di vaccino diverso. Adesso ne è stato approvato un certo numero di questi vaccini a RNA, sembrano avere una grande efficacia, soprattutto come è stato riportato, il 90-95% con due dosi, per esempio. C'è anche quello europeo, quello che è stato fatto all'Università di Oxford con il contributo di un'azienda italiana. Allora, la differenza di questo europeo è che non è basato sull'RNA, ma è un vaccino più classico. Ha bisogno di due vaccinazioni, una la prima che copre il 70%, la seconda che raggiunge oltre il 90%, ha il vantaggio di non richiedere temperature criogeniche, cioè quell'altro per conservarsi, quelli a RNA hanno bisogno di temperature meno 80 gradi centigradi, cioè veramente non tutti gli ospedali sono in grado di garantire queste temperature a tanti flaconi di dosi, quindi anche quella è una difficoltà. Comunque anche i costi sono diversi, però queste vaccinazioni, attenzione, teniamo conto che è una cosa da considerare con molta attenzione, cioè non bisogna né fare la corsa alla vaccinazione, perché quando saranno disponibili le prime dosi, e credo che qua in Regione Friuli Venezia Giulia avremo circa 60.000, cosa vuol dire? Su una popolazione di 1.200.000 abitanti, dovremo fare ben attenzione alle persone che saranno candidate a vaccinarsi per prime, ovvero proprio il personale sanitario, le persone più fragili. Certo. Giannini, sentiamo… sentiamo... Dovremmo farla questa vaccinazione, per è un po' una speranza per poter ritornare rapidamente a una vita normale. Poi torniamo, se abbiamo tempo, anche su Arcuri. Sentiamo una telefonata, poi le volevo chiedere al Parco del Mare. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Sono qua di Trieste. Un'informazione volevo al signore, non so come si chiama. Sì. Giannini. È permesso fare delle prove di canto in chiesa o altrove, piccolo gruppo, 3-4 persone, la distanza di sicurezza, mascherina, eccetera. Grazie, tutto qua. Ok, grazie, buona giornata. Prove di canto e coro.
Giannini. Dipende quanto poche persone, perché poi tra l'altro cantare non è facile cantare con la mascherina, anche perché bisogna fare dei bei respiri e anche c'è il rischio di stonare con la mascherina. Adesso, io mi domando, è veramente indispensabile fare queste prove? Io tra l'altro ero anche a favore, per esempio, per gli operatori dei settori dello spettacolo, dei cori, delle orchestre, la possibilità di fare comunque un po' di attività anche nelle condizioni peggiori di lockdown. Però adesso a livello individuale è di nuovo una questione di buon senso. Io credo che se uno può fare una prova in una stanza, tre o quattro persone, magari le quattro voci principali, no? Soprano, alto, tenore, basso, si mettono i quattro lati in una stanza e fanno la prova e stanno ben distanziati. Credo che nessuno possa dire che stanno rischiando, però ecco, di nuovo, il buon senso dice che se proprio non è indispensabile fare queste prove, non le farei. Allora, le leggo una mail. Buongiorno, a proposito della costruzione del Parco del Mare, chiedo al consigliere Giannini, non crede che all'inizio dell'apertura la gente andrà a vedere per curiosità il Parco del Mare, poi col tempo rimarrà una struttura nel deserto? Non era meglio allargare l'acquario già esistente in tutta la ex pescheria? Inoltre, perché il Movimento 5 Stelle non crea una sede per dialogare con la gente come fa Fratelli d'Italia? Dunque, due belle domande. Allora, una, Parco del Mare. Allora, io l'altro giorno ero collegato alla presentazione del Parco del Mare e veramente, come ho detto anche a Ring l'altra sera, ero allibito perché mi sembrava l'incubo, le prigioniere del passato. Cioè, dopo che c'è stata già una presentazione anni fa, sia in comune e sia in altre occasioni, si è subito evidenziata la contrarietà di gran parte della popolazione di Trieste per tanti motivi, le preoccupazioni che riguardano le questioni urbanistiche, le questioni estetiche, le questioni legate al traffico, legate al turismo. Allora, in quella presentazione venivano completamente ignorate queste preoccupazioni e ricordo a tutti che gran voce hanno avuto anche durante la presentazione in consiglio comunale le associazioni animaliste, che hanno detto che non è più in linea con i tempi il mostrare animali costretti in ambienti non naturali. Quindi, nel caso degli zoo nelle gabbie, nel caso degli animali acquatici nelle vasche, è qualcosa che la sensibilità delle persone non ammette più. I tempi sono cambiati, quindi dicevo, prigionieri del passato, vuol dire che quando è stato proposto questo Parco del Mare è stato 15-16 anni fa e con qualcuno dice con perseveranza, dico con testardaggine, qualcuno continua a pensare che questa sia un'opportunità positiva per Trieste, quando invece gli aspetti negativi sono tantissimi e la sensibilità è cambiata, le persone non vogliono più. Quello che diceva adesso la telefonata, diceva giustamente, magari per novità le persone vanno, perché è anche questo che si nota, molte persone fanno le cose senza troppo pensarci sulla novità, eccetera. Credo che rimarrebbero deluse perché adesso che questa sensibilità c'è, che la natura che è stata aggredita troppo questi anni, le persone stiamo cominciando a capire che se vogliamo salvarci su questo pianeta lo dobbiamo fare insieme alla natura rispetto agli animali che l'abitano. Anzi, è proprio riflettendo su queste cose che potremo cambiare la nostra mentalità e cercare veramente di uscirne fuori. Io, tra l'altro, ho sentito frasi assurde che dicono la natura al servizio degli esseri umani. Questo assolutamente non è vero, è una mentalità oramente superata. Inaccettabile che l'essere umano convive sulla superficie del pianeta con le altre specie e ne dipende totalmente. Non dimentichiamoci, per esempio, che tutto l'ossigeno che respiriamo nell'atmosfera è tutto di origine biologica. Non dimentichiamoci che siamo a rischio anche con queste pandemie di comportamenti scorretti nei confronti degli animali che favoriscono le zoonosi, queste malattie che si trasmettono gli uni agli altri. Notizia di ieri che anche in Italia verranno bloccati
fino a febbraio gli allevamenti di animali da pelliccia, che è una cosa assurda, orrenda. Sì. Per vanità le persone si vestono della pelle di animali morti, ma non per caso uccisi in maniera cruenta. Non vi sto a dire come vengono uccisi, perché veramente fa ribrezzo, perché vengono uccisi in maniera tale da non rovinare la pelliccia. Certo. Avete visto cosa è successo in Danimarca? Con i visoni, sì. Con ecco, i visoni. I visoni, mink. Che poi mi pare che si sia fermato però, no? Questo sterminio. Perché inizialmente la Danimarca aveva detto che vedeva che c'era un chiamiamolo un focolaio attraverso i visoni, poi però mi pare che la cosa si sia ridimensionata dopo che le associazioni ambientaliste e animaliste si sono ribellate. Mi corregga, sì, però forse lei è più informato di su questo. No, vi dico semplicemente che effettivamente la notizia era uscita che la Danimarca è il paese che alleva più visoni sicuramente in Europa, forse anche al mondo. Stiamo parlando di decine di milioni di animali che vengono trasformati in pellicce, e la evidenza che c'era è che si era diffuso un focolaio di infezione proprio tra i visoni di allevamento, che riguardava 17 milioni, neanche migliaia, 17 mila migliaia, per quanto dicevo prima, milioni di miliardi, eccetera, di animali che devono essere abbattuti. Ovviamente abbattere gli animali è una cosa, cioè sono esseri viventi che già venivano uccisi in maniera, adesso sterminati in questo modo, era veramente una cosa terribile. E tra l'altro la Danimarca ha provato, questi animali stanno in gabbia tutta la vita, e come se lo sono preso il Covid? Sì. Se lo sono preso, sono stati infettati dagli esseri umani che gli hanno trasferito, quindi questo è un altro caso di trasferimento di malattia tra animali e esseri umani, questa volta al contrario, cioè sono gli esseri umani che hanno infettato. E la preoccupazione è che se tra i visoni questo Covid-19 muta, ovvero cambia le sue modalità di azione, parte il codice che contiene viene modificato, può darsi che se viene ritrasferito all'esterno infetterà le persone in maniera ancora peggiore. E magari il vaccino che nel frattempo si era sviluppato non sarà più efficace. Una cosa, esatto, non avrà efficacia. Poi questo fatto, che appena si manifesta qualche problema, sterminio totale degli animali, come se appunto di nuovo fossero tutti al nostro servizio, vita e morte di queste povere simpatiche bestiole, e venissero sterminate. Adesso in Italia fortunatamente è stata decisa la sospensione fino a febbraio delle pratiche di trasformazione di esseri viventi in pellicce. Io invito tutte le signore, rendetevi conto che è fuori dal mondo quello di vestirsi con pellicce di animali uccisi in maniera cruenta, ma per vanità, ma che senso ha? Veramente, è un invito a tutti. Allora, ci fermiamo, in Italia dobbiamo fare attenzione, perché se ci sono questi allevamenti, che non facciano andare un virus mutato di nuovo nella popolazione. Ci fermiamo per la pubblicità, ci ritroviamo tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, sempre assieme a Gianrossano Giannini, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. Sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Sì. Buongiorno. Prego. Io sono Monica. Volevo porre l'attenzione del consigliere una riflessione, perché come la maggior parte, tanta gente in smart working, vediamo i figli che lavorano, che hanno lezione da casa, a scuola. E il problema mi è stato posto da diverse parti, è che queste lezioni, che per normativa dovrebbero durare dai 30 ai 40 minuti, certe volte si dileguano e durano anche 50 minuti, e poi le pause o non ci sono o sono brevissime. Fatto sta che alla fine della giornata i ragazzi sono molto stanchi e non riescono a fare i compiti poi pomeriggio. Volevo chiedere al consigliere se, visto che è anche professore all'università, se ci sono disposizioni, ci sono ricerche a riguardo, disposizioni precise perché si risolva questa questione. Grazie.
Cosa ne pensa Giannini? Ecco, dunque, allora, la telefonata mette in evidenza, ringrazio la signora Monica per aver sollevato questo argomento, questa riflessione, che effettivamente è un problema. Allora, lei dice che le elezioni dovrebbero durare 45 ore, si dilungano sopra i 50 e poi si stancano. Questo ricorda che quando io tornavo a casa stanco dopo le lezioni, ma anche dopo tanto tempo di fronte al computer, diceva se stanco, no? Diceva ma come fai, se stanco sei stato seduto tutto il giorno. Ecco, in realtà è vero, ci si stanca perché la concentrazione stessa che stanca. Non dimentichiamoci che il cervello è l'organo umano che consuma più ossigeno, che serve per ragionare, per il suo funzionamento. Ovviamente in condizioni normali, durante gli sforzi, possono essere i muscoli che usano di più. Allora, che succede? Che in realtà adesso la DAD, la didattica a distanza, sta interessando la maggior parte delle famiglie italiane, perché i ragazzi effettivamente fino al primo anno delle medie, poi diciamo praticamente non solo quelli delle superiori, ma anche quelli dell'università stanno di più usufruendo di questo sistema. Dall'altro la signora faceva riferimento anche allo smart working, che come il conduttore sa è un termine che non è appropriato, in realtà in ambito inglese non viene mai usato, si parla di lavoro a distanza o di lavoro da casa, ecco. Anche lì è l'uso del computer. Allora, effettivamente succede che non siamo abituati a questo tipo di interazione vincolata sempre essenzialmente al computer, quindi sono delle cose che non funzionano. Tra l'altro c'è un problema, ovvero che non tutti hanno a disposizione un collegamento ad alta velocità per poter usufruire di questi collegamenti online in modo efficace. Mentre un altro in Consiglio Comunale, come Movimento 5 Stelle, avevamo presentato alcune settimane fa una mozione chiedendo che il Comune di Trieste, che ha a disposizione degli spazi, tipo per esempio i ricreatori, tipo anche delle altre strutture che sono o poco utilizzate o non utilizzate, o sale conferenze, sale riunioni di biblioteca che in questo momento non possono funzionare, mettere a disposizione delle scuole che sono in difficoltà in quanto una parte degli studenti non sono in grado di fare dei collegamenti da casa o perché sono in zone poco coperte o perché non hanno una strumentazione adeguata che tra l'altro costa e non tutti se la possono permettere. Quindi abbiamo proposto questo, di venire in aiuto alle scuole per dare spazi utilizzabili di proprietà del comune per ospitare studenti che non hanno una connessione adeguata. Ci è stato detto che il problema non era urgente, che il comune già si occupava delle scuole comunali, che all'epoca ancora non c'era la limitazione alla frequenza delle classi per la seconda ondata di coronavirus, però noi torneremo alla carica perché cioè, il comune può e deve aiutare. Adesso riguardo alla difficoltà dei ragazzi, credo che è qualcosa che se da un lato ora è un problema, nel futuro ci aiuterà, perché familiarizzarsi con i collegamenti online e la capacità di apprendere, mantenere la concentrazione su uno schermo, non dimentichiamoci che questo è anche all'inizio difficile, ma poi può diventare importante, permetterà ai nostri ragazzi di avere una migliore capacità di prepararsi anche tutto ciò che nella scuola e nell'università nei tempi a disposizione non si riesce a dare, quindi possono fare ricerche per conto proprio e diventare molto più competitivi anche sul mercato del lavoro del futuro, perché noi ci contiamo come Movimento 5 Stelle sia a livello governativo sia a tutti i livelli, crediamo che quello che potrà venire fuori quando questa pandemia sarà contenuta e limitata, sarà una grande occasione di crescita. E come io dico sempre, crescita sostenibile. Perché allora, le leggo un paio di mail, poi andiamo subito alla telefonata. Dunque, a rafforzare quanto diceva lei,
Patrizia, fermiamo la caccia che ai nostri giorni è un insulto all'umanità. In più questi cacciatori non hanno limiti alcuni, psicopatici. Uno ha sparato in aria quando due ciclisti lo hanno redarguito. Hanno ammazzato l'asino al giocatore di rugby, entrano nei giardini e nei campi altrui. Basta, uccidono qualunque cosa si muove, non è ammissibile nel 2020. Un'altra mail, sempre su argomento animali. Vorrei chiedere al vostro ospite se per caso è vegano o cos'altro. Certo che quando uno vuol far polemica si aggrappa a tutto. Mi spiega il consigliere se ha mai mangiato carne o pesce e mi dice la differenza nel tenere in cattività gli animali e ucciderli per mangiarseli. E forse il professore non sa che cani e gatti che la gente tiene in casa all'origine sono nati liberi, ci scrive Pietro. Una breve risposta a questo e poi la telefonata. Grazie. Allora, sì, sono vegano. Sono vegano da circa 2 anni, sono stato vegetariano adesso per 23 anni. Quindi non mangio carne da 23 anni, in realtà ho continuato a mangiare pesce, no, più che altro molluschi fino a 5-6 anni fa, adesso da 2 anni sono vegano, sono felice, sono contentissimo e per quanto riguarda gli animali ho imparato che sviluppando questa sensibilità nei confronti degli animali ci si riavvicina alla natura e si può essere veramente più consoni con quello che è la vita sul pianeta. Fatemi dire un'altra cosa. Molti confondono la zoofilia con l'animalismo. Allora, la zoofilia è spesso amare gli animali, siano essi cani, gatti, cavalli, conigli, anche pappagalli, eccetera. Ecco, però senza avere capito ancora il passo successivo, che è quello dell'animalismo, cioè capire che appunto gli animali, è bellissima la parola animali, dotati di anima, per secoli si è negato che avessero un'anima, una sensibilità, che se, addirittura negavano a sentissero dolore, invece adesso fortunatamente ci sono tante persone che si preoccupano dei diritti degli animali. E per quanto riguarda la caccia, io ho organizzato insieme al consigliere Albertoni, che all'epoca era presidente della commissione trasparenza in comune, una bellissima riunione alla quale abbiamo invitato la bellezza di 20 associazioni animaliste, proprio per capire come muoverci. Già all'epoca stavamo sviluppando la nostra strategia a proposito contro il Parco del Mare. Non so se avete notato che il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica che ha espresso una netta posizione negativa nei confronti del Parco del Mare e l'ha anche fatto sapere in giro. Altre forze politiche sono o totalmente a favore, quelle attualmente in maggioranza, altre attendiste, siamo contro. Adesso, quando mi diceva, per esempio, della caccia, ecco, una delle associazioni invitate è la Lega Anticaccia, che da anni sta lottando contro questa assurda abitudine, che è un intrattenimento poco al passo con i tempi. Per di più, uccidere gli animali in maniera violenta è qualcosa di terribile, non so come facciano a fare, è un'altra occasione di tirar fuori il sangue in maniera violenta dagli animali. E alcuni dicono, ah, ma al fin dei conti poi ce li mangiamo, ma anche quello, come appunto essendo vegano, non ho nessuna intenzione di mangiare, neanche gli altri dovrebbero farlo. E quindi la caccia, adesso non mi voglio esprimere in maniera così chiara, psicopatia o comportamenti aberranti, eccetera. Sono persone che effettivamente non hanno ancora avuto una evoluzione di sensibilità tale da capire come quel comportamento è poco rispettoso della natura. Dicono, ah, ma gli animali vanno comunque abbattuti, se no si diffondono. A parte che non è vero, anzi, in alcuni ambienti particolarmente sani vengono reintrodotti degli animali selvatici, per esempio i lupi. Io sono nato in Abruzzo, dove c'è il Parco Nazionale d'Abruzzo, dove ci sono delle bellissime realtà per ospitare gli animali in difficoltà, come la pesca a sero, il cerno. Poi c'è a Civitella Alfedena il Museo del Lupo, che racconta tutta la storia di come questo animale è stato bistrattato. In realtà i lupi nell'ambiente, per esempio appenninico, sono in cima alla catena alimentare naturale, ecco, e quindi sono in grado di contenere
l'esplosione di altre specie con il solito equilibrio di preda-predatore. Ma quello è naturale, invece quello della caccia è veramente assurdo. Io spero che venga abbandonata, e credo che anche a livello legislativo vadano prese delle misure, perché è veramente una pratica fuori dal tempo. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Egli è caduto dalla linea. Allora, aspettiamo un attimo nel frattempo. Aspettiamo un attimo, dico una cosa che volevo dire, che diciamo, qui a Sveglia Trieste mi trovo sempre bene, perché trovo appunto sia le persone che telefonano da casa, che mandano i messaggi, sia ringrazio i giornalisti che lavorano in questa testata. Grazie. Ma devo dire che ho ricevuto anche delle manifestazioni di apprezzamento per il mio modo di trattare, un po' così, forse a volte un po' lento, ma cerco di farlo con attenzione, con logica, e ho ricevuto delle manifestazioni di stima anche da altre forze politiche, e proprio qui in questa trasmissione si è espresso a favore appunto per questo aspetto il consigliere Vincenzo Lescigno, che saluto anche Corrado Tremul, che insomma, che non sono delle... Che ricambia il saluto perché mi ha scritto prima via messaggio, dicendomi salutami Giannini, gran persona, indipendentemente quindi, dal partito. Ecco, quindi... Lo stavo dicendo per ringraziarli, perché quando ci siamo incontrati anche in città, nonostante le posizioni politiche possono essere diverse, rispettare appunto l'approccio logico, sensibilità con la cittadinanza, eccetera, ci dovrebbe permettere di lavorare tutti insieme, certo, per il bene di questa città, e non fare delle lotte sconsiderate che non portano a niente. Quindi ringrazio di nuovo Corrado Tremul, che mi ha manifestato, mentre io lo ringraziavo, e anche il consigliere Scigno, anche altri, di tutti, però effettivamente io ricambio, perché così si fa. Allora, una mail ci chiede se è confermato lo sciopero di oggi dei mezzi pubblici. Sì, è uno sciopero generale nazionale che per 4 ore tocca anche Trieste. Sentiamo ora la telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno Bruno. Prego. Ciao, oh, signor Bruno, piacere risentirla dopo tanto tempo che io non c'ero. Prego. Ecco, professor, aspetti che dico due monade, dai, ecco. Allora, il vero cancro del mondo è l'uomo, perché siamo in troppo. Allora, il globo terracqueo non può sopportare 7 miliardi di popolazione, punto. Allora, un'altra monada che dico, Darwin, che ha studiato questa roba, no? La natura, roba del genere, eccetera, e ha detto che l'uomo è al vertice della catena alimentare. Poi la religione, quando si sa quella Adamo ed Eva, andate per il mondo e usufruite dei beni della terra che Dio vi mette a disposizione. I primi uomini, roba del genere, eccetera, cacciava per mangiare carne, perché gli aveva bisogno, perché non era ancora il fuoco, roba del genere, eccetera, e quindi cacciava gli animali. Ecco, per mangiare, ecco. Quindi dopo sfruttava l'agricoltura, i pomi, arance, roba del genere, eccetera. Quindi la natura si è fatta dal paron del vertice alimentare. La tigre che ha un proprio territorio che difendi con gli artigli, in questo territorio c'è gazzelle, quella, e lui si mangia. Ecco, questo è il discorso. Allora, se volevamo fare come in India, che le vupe cammina, salvemo tutti, roba del genere, si stravolge la teoria di Darwin. Questo è il concetto di base. Dopo uno si è convinto di quel che è, che non c'è niente da fare, roba del genere, eccetera. Però il problema è di mangiare. La provi a dire che adesso ai popoli, non so, del Congo, lo cacciare il tapia, per esempio, è la questione dei cinghiali qua a Trieste che viene zoo. Allora dobbiamo lasciarli che vieni zoo, perché se gli animali non sono controllati, li esci dal proprio territorio, dal proprio spazio. E quindi i vertici della catena alimentare ha il compito di tenere sotto controllo la popolazione. Ecco, quindi questo è il concetto base, no? E quindi per nutrire meglio
e il dottore mi diceva a mia mamma la che dia dei cavalli che a suo figlio che manca il ferro. Grazie. Grazie Giannini. Dunque, signor Bruno, da un lato mi fa molto piacere sentirla e dall'altro mi fa piacere rispondere anche a questa domanda, però le devo far cambiare alcune idee, vediamo se ci riesco. Lei dice che l'uomo è alla cima della catena alimentare. Allora, se guardiamo la specie umana, questo non è vero, perché noi non siamo una specie carnivora. Anzi, non so se il buon Bernardo Gulotta è in grado di mostrare quella immagine che ho già fatto vedere una volta, quella delle comparazioni fisiologiche che si trova sul web facilmente, fa vedere appunto la dentatura delle varie tipologie secondo alimentazione, che ci sono appunto i carnivori, come diceva il signor Bruno, con gli artigli, ma anche con i canini, con la masticazione che blocca la mandibola, non può muoversi di lato, con la posizione... Oh, bravo, questa qua. Un attimo che lo ingrandisco. Oh, che bello. Ecco, qua si vede, guardate la bocca di questi vari tipi di animali. Qua a sinistra si vede carnivoro, poi onnivoro, si riconoscono subito i denti canini che protendono e che tra l'altro si incrociano quelli superiori con quelli inferiori. Erbivoro, dentatura piatta. Frugivoro, che è quella di animali che mangiano frutta. Allora, quello che si vede è la bocca umana, e noi il canino ce l'abbiamo, ma non impedisce il moto laterale della bocca, quindi noi non siamo carnivori, non siamo neanche erbivori, la nostra dentatura è quella più vicina ai frugivori, che sono quelli che mangiano frutta. Poi c'è la questione dell'intestino, è tutto spiegato, basta che la cercate online, è tutto spiegato. Di cosa si cibano le persone, quali sono le caratteristiche. Noi abbiamo l'intestino lungo, non siamo in grado di digerire le carni, siamo costretti a mangiarle cotte solo per rendere un pochino digeribili, ma comunque sviluppano tante sostanze tossiche, quindi fa anche male alla salute. Oltre che l'aspetto etico dell'uccidere l'animale, è quello della salute, salutissimo, fa male, è oggettivamente così. Non abbiamo gli enzimi adatti. Dopodiché la carne, quando un corpo, un mammifero muore, il rigor mortis, diventa rigido, se diventa poi frolla la carne, diventa morbida, perché cominciano i processi di putrescenza. Quindi è una cosa sbagliatissima, non è vero. Il fatto di mangiare carne per la specie umana riguarda solo le ultime poche decine di migliaia di anni, quando si è passati da un certo tipo di società, che all'epoca addirittura era matriarcale, poi ci sono stati cacciatori e raccoglitori, che però comunque era limitato nelle ultime poche migliaia di anni, quindi non è vero che l'uomo come specie sia di questo tipo. Poi, signor Bruno, c'è riferimento a Darwin, all'origine delle specie, e è vero, però attenzione che le idee, per quanto bellissime e rivoluzionarie di Darwin, adesso le possiamo corroborare con tante informazioni in più. Adesso non so dove, da qualche parte tra i miei libri c'era anche uno di, non so, anatomia comparata, per far vedere le differenze tra specie umane e quelle animali. Però ricordate che anche gli animali hanno stomaco, fegato, reni, i mammiferi ci somigliano moltissimo. Quindi non crediamo a quelle frasi fatte che praticamente l'essere umano abbia diritto in quanto sulla cima della catena alimentare. Non è vero. Poi, per quanto riguarda la sovrappopolazione che sollevava il signor Bruno, basta guardare quello che è successo nel corso degli anni. Adesso la popolazione mondiale è arrivata sui 7 miliardi e mezzo di abitanti. Il signor Bruno dice un cancro. Allora, da un lato, una popolazione di qualunque specie aumenta quando ci sono le condizioni perché aumenti. Per quel che riguarda il pianeta Terra, per tanto tempo queste condizioni per aumento della popolazione c'erano. Certo, ci sono state guerre, ci sono stati problemi, però bene o male crescevano. Tra l'altro, negli ultimi anni, se guardate i dati delle Nazioni Unite, la fame nel mondo, quanto sia ancora terribile, sono un miliardo di persone che sono sotto la soglia proprio della fame,
lentamente, in media, sta attenuandosi come problema. Poi, tra l'altro, la sovrappopolazione in parte è anche dovuta alla crescita esagerata di alcuni paesi. Per esempio la Cina, che per tanto tempo è stato il paese che dominava la crescita della popolazione, non è più quella che cresce di più. È vero che hanno voluto adottare delle misure sul contenimento del numero di figli, che in parte sono state efficaci, in parte hanno creato altri problemi. Ma il paese che adesso cresce di più è l'India. Ma non solo. Adesso la popolazione mondiale sta vedendo che tra i paesi che crescono di più, per esempio, c'è la Nigeria, che già si sa che nei prossimi 20-30 anni, a fine, diciamo, nel 2050, arriverà come tra i paesi più popolosi. Adesso, nell'ordine, oggi ci sta Cina, India e Stati Uniti con 300 e passa milioni di abitanti, presto sarà diverso. Prima l'India, che continua a crescere, ha quasi raggiunto la Cina, che ha 1 miliardo e 450 milioni di abitanti, l'India ne ha quasi anche un po' di meno, però può scavalcare. Quindi alla fine degli anni del 2050 avremo al primo posto l'India, al secondo la Cina e al terzo non più gli Stati Uniti ma la Nigeria. Quindi le condizioni di vita in Nigeria sono ben diverse. È un problema quello della sovrappopolazione. Una cosa che professore, credo siamo arrivati sia al termine, io devo andare in pubblicità, quindi sì. Siamo praticamente in chiusura. Ok, bene, grazie signor Bruno, e se abbiamo chiuso ringrazio per questo invito, e mi ha fatto piacere essere di nuovo con i telespettatori di Trieste. Grazie, buona giornata grazie, a tutti. Grazie consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Gianrossano Giannini, fino a quest'ora nostro ospite, dalle 7:30, una buona giornata, un buon lavoro. Grazie anche a voi, buona giornata, un caro saluto. Grazie, noi ora ci fermiamo per la pubblicità, rientriamo tra poco con i due prossimi ospiti che saranno con noi fino alle 10, tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, 9:03 minuti, siamo in compagnia di due ospiti, vi presento Giulia Massolino, portavoce della lista e del movimento politico Adesso Trieste, buongiorno, ben trovata. Buongiorno, grazie per l'invito. E poi assieme a lei in questa mattinata siamo in compagnia del consigliere comunale della lista di Piazza, Massimo Codarin, ben trovato. Buongiorno, buongiorno. Allora, un po' l'alza telecamera per cercare di essere visto bene da tutti voi. Sì. Vedo che mancherà ancora un pochino, ma adesso sistemiamo, insomma. Ecco, sistemiamo così non giochiamo a indovina chi con i volti degli ospiti. Vabbè, metto un po' più in basso io, dai. Se no basta inclinare un po', adesso non so se è da col PC o con un dispositivo mobile. Se inclini un po' puoi stare più comodo, insomma, dai. No, comodo comunque. Bene, dopo la sciatica al dottore, però Tele4 non credo che la paghi, lo dico subito. Va bene. Allora, fra 10 minuti avremo già una pausa pubblicitaria, quindi introduciamo un po' i temi di oggi. Innanzitutto un commento, volevo chiedere a entrambi, sull'ordinanza regionale, sulle novità riguardo a ciò che è la vita di tutti i giorni dei cittadini, non solo del Friuli Venezia Giulia, ma anche in Italia. Comincio da Giulia Massolino. Come ritiene, anzi, questa ordinanza regionale, le novità introdotte e chiaramente anche le ripercussioni che si hanno nella vita, da un lato commerciale e dall'altro privata? Beh, sicuramente la situazione è seria, questo è chiaro per tutti, ed è molto, molto difficile gestirla. Ci sono diversi ovviamente livelli di gestione, dal nazionale al regionale. Quello che si chiede anche è ovviamente un grande senso di responsabilità da parte delle cittadine e dei cittadini nel rispettare le ordinanze e le regole e anche nell'agire con grande senso di precauzione anche nelle parti che non toccate sostanzialmente dalle regole, e questo per ridurre il contagio e anche in senso di rispetto per chi sia per le persone fragili sia per gli operatori sanitari che sono in prima linea da marzo in qua su questa
Su questo tema. Certo è che anche dal punto di vista locale probabilmente si poteva fare di più in questi mesi. Nell'ultima ordinanza regionale c'è un invito, ad esempio, a non utilizzare i mezzi pubblici. La questione dei mezzi pubblici era una tragedia annunciata sulla quale peraltro le associazioni si erano anche già espresse già durante la prima ondata di marzo-aprile. Di quest'anno chiedendo degli interventi seri proprio in vista di questa seconda ondata che era prevista e prevedibile e in vista soprattutto della riapertura delle scuole, interventi sia sul trasporto pubblico, quindi per non arrivare al punto di saturazione, quindi a possibili problemi di contagi, ma anche interventi per dare un'opportunità diversa a chi non si fida più di usare i mezzi pubblici e quindi intervenire sulla ciclabilità e sulla pedonalizzazione. Questi interventi sono stati fatti in molte città d'Italia, ad esempio ne parleremo con l'architetto Montieri di Milano durante la presentazione dell'assemblea tematica sull'ecologia di Adesso Trieste che avverrà venerdì, e a Milano ad esempio sono stati fatti grossi interventi in merito proprio in vista di una possibilità di problemi nell'utilizzo dei mezzi pubblici, cosa che è avvenuta effettivamente adesso con un'ordinanza che ci invita a non usarli. Certo. Codarin, domando, bene ha fatto Federica a inserire questa nuova ordinanza? Noi quando prima della presentazione della conferenza stampa ci aspettavamo quelle cosiddette mini zone rosse che aveva anticipato nel weekend, poi c'è stata un cambio di strategia e si è arrivati al testo che insomma, parzialmente abbiamo già trattato assieme al commento di Giulia, cioè quello del trasporto pubblico locale, che ricordiamo è una forte raccomandazione, non è un divieto. Il divieto è quello della consumazione nelle immediate vicinanze dei locali che sono deputati all'asporto, come il caffè, per fare l'esempio più terra terra, e poi è stata inserita anche quella forte raccomandazione a non visitare i parenti, insomma limitare la mobilità affettiva, che sia parenti, familiari o amici, di casa in casa, proprio per anche cercare di mantenere più possibile le persone o a casa o comunque in sicurezza. Un commento da parte sua. Ma guardi, non so se si ricorda quando sono stato ospite l'ultima volta a Sveglia Trieste, eravamo proprio assieme una domenica e mi aveva chiesto, visto che tutto ciò che si sta facendo a livello nazionale sta portando verso un nuovo lockdown, qual è la sua opinione? Sì. E io le dissi quello che pensavo già a febbraio e continuo a pensare tuttora, ormai siamo già tardi secondo me, ovvero il fatto che molto probabilmente quello che doveva essere fatto subito, e ci sono le registrazioni, l'ho detto senza paura di smentite, doveva essere un lockdown totale, una chiusura totale di tutte le regioni, di tutti i servizi per un periodo limitato di tempo, comprese anche le chiusure dei confini, perché noi sappiamo come ci gestiamo noi, con tutte le direttive che ci sono state impartite già da marzo in poi, non sappiamo cosa succede esattamente negli altri paesi e qual è l'attenzione che gli altri paesi hanno nel combattere questa malattia. Sicuramente adesso anche negli altri paesi la sensibilità è cambiata, però in tutto un bel periodo di tempo, da maggio a settembre, dove gli altri paesi non avevano comunque il numero di contagi che poi si è visto salire in tutta Europa, e parlo a livello europeo, non lascio perdere Stati Uniti e il resto del mondo, e adesso anche loro sanno magari meglio come comportarsi. Però se lei si ricorda il 5 ottobre, mi sembra, giù di lì quando ci siamo visti, io le avevo detto tranquillamente, a mio modo di vedere, ci sta meglio una chiusura totale immediata di tutto e riprendere poi la vita, piuttosto che uno stillicidio continuo, che è quello che sta succedendo e sta avvenendo adesso a tutti i livelli, a livello statale con le scelte del governo che sono ogni 24-48 ore sempre diverse, a livello anche regionale a questo punto, con delle valutazioni che si cerca di fare in anticipo rispetto alle valutazioni nazionali per cercare di evitare di cambiare zona, il che significherebbe un blocco ancora maggiore dell'economia locale. Quindi se devo entrare nel merito dell'ordinanza Fedriga,
dico ben venga la raccomandazione di non utilizzare i mezzi pubblici. E io lavoro in un servizio diciamo un servizio considerato essenziale, perché lavoro in un istituto di credito, continuo a dire e a vedere che ci sono tantissime persone anziane che si recano in banca per situazioni e per ragioni non necessarie, e ovviamente queste persone anziane utilizzano il mezzo pubblico. Quindi la forte raccomandazione purtroppo non è un divieto, esatto. E se non c'è divieto, le persone, noi possiamo basarci quanto vogliamo sulla voglia di tutti di uscire da questa situazione, però purtroppo la raccomandazione non è sufficiente per stabilire come si deve comportare una persona piuttosto che un'altra. Esatto, mi ha scippato la domanda. Secondo me in cui siamo adesso, e ormai siamo tardi, perché siamo il 24 di novembre, 25 di novembre, noi ci eravamo sentiti ad inizio ottobre, forse ad inizio ottobre una gestione nazionale rigida per un periodo più limitato, anche compresa la chiusura dei confini, forse sarebbe stata più utile di quello che sta succedendo adesso. Okay. Io personalmente, parlando con tantissimi esercenti, pubblici esercenti, parliamo di bar, di ristoranti, parliamo di tanti, ma anche dei negozianti che non hanno più le persone che vanno nei negozi, perché le persone si recano in città, se hanno anche un bar vicino dove andare a fare i bisogni, dove bersi anche un caffè. Se parliamo della situazione del commercio locale attuale, è una situazione che sta diventando disastrosa. Disastrosa, e questo lo sottolineo, come se non peggio della malattia stessa. Oh, allora, noi sentiamo ora una telefonata, poi andiamo, torniamo da Giulia Massolino per altri argomenti. Buongiorno. Ciao Bernardo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno anche ai tuoi ospiti. Io volevo solo dire una cosa. Sì. Prima di tutto un saluto caro Busazzi, che ieri sera mi ha fatto tanto tenerezza. Voi vi date tanto da fare e poi la prendete in quel posto. No. Va bene. No. E poi voglio dire una cosa, si stanno tanto accanendo contro questo Museo del Mare, ma abbiamo già un acquario che ci sono i pesci nelle vasche, no? Quindi se c'è un acquario più grande, i pesci stanno bene, giusto? Poi vengono trattati bene, danno da mangiare, insomma. Però in via Mazzini c'è la fila la mattina per andare a comprare i pesci, quello lo mangiano? La carne la mangiano? Ecco, tutto qua volevo dire. Inutile che dicono, il Museo del Mare, i pesci sono stati trattati male. No, io ho visto tanti acquari e veramente è una cosa meravigliosa. Ecco, tutto qua. Perché c'è la fila in via Carducci la mattina e quindi i pesci lo mangiano. E adesso vorrei vedere per Natale cosa faranno, anche la carne. Basta Bernardo, tutto qua. Va bene. Grande saluto a voi e complimenti. Grazie. Che ci fate compagnia. Grazie. Grazie a lei, grazie, una buona giornata. Allora, questo è uno. Prima Codarin mi ha scippato la domanda sul divieto dell'autobus, la mia domanda voleva essere, allora a questo punto poteva bastare una forte raccomandazione, la sua risposta no, a questo punto serviva un divieto, quindi già mi ha fregato la domanda lei. La signora me ne ha presa un'altra, che era quella sul Parco del Mare, quindi preparatevi sul tema, perché al rientro della pubblicità, adesso siamo giusto in tempo per fermarci brevemente per un minuto e mezzo circa, comincerò con Giulia Massolino chiaramente sul Parco del Mare, sul progetto che è stato presentato, sulla fattibilità, sull'attualità dell'opera e tutto il resto. Ci vediamo tra pochissimo. Bene, torniamo in diretta con Sveglia Trieste. Come anticipato, siamo collegati assieme a Giulia Massolino di Adesso Trieste e Massimo Codarin, consigliere comunale della lista di piazza. Parco del Mare, comincio con Giulia Massolino, chiedo entrambi risposte, non dico brevi, però insomma di una certa sintesi per permettere di andare più veloci. Però prego.
Beh, la signora che ha telefonato poco fa ha sollevato un punto delicato, quello del benessere animale e del rapporto che la cittadinanza ha col benessere animale. È una sensibilità ovviamente personale, ognuno ha la sua sensibilità in merito anche al consumo della carne, al consumo di pesce e alla cattività degli animali in un di fatto zoo liquido. Quello che è evidente è che in realtà questa sensibilità sta cambiando nel corso del tempo e quindi sono sempre di più le persone che non accettano sia la cattività degli animali che anche, come diceva la signora, con il consumo di carne, quindi è una sensibilità che sta evolvendo ed è proprio questo uno dei punti di criticità maggiori del Parco del Mare che non è probabilmente al passo con, anzi sicuramente al passo con l'evolversi non solo della sensibilità animale ma anche delle modifiche al turismo stesso. Quindi se appunto un acquario già c'è è perché una volta era una cosa molto più comune, molto più richiesta. Probabilmente anche 15 anni fa quando è nata l'idea di questo progetto era una cosa comune e richiesta. Adesso il turismo richiede un rapporto completamente diverso con la natura, richiede di vivere all'interno della natura con i suoi ritmi, richiede un turismo lento, un turismo anche che distribuisca ricchezza in modo capillare sul territorio e non grandi opere che sono invece molto richiedono ingenti capitali anche nella manutenzione. Quindi, al di là della questione etica sul pesce, sul benessere animale, ci sono anche questioni economiche e di strategia futura, di visione di un futuro diverso. In questo periodo di Covid, il turismo di massa, il turismo da crociera, il turismo mordi e fuggi è quello che è andato maggiormente in crisi ed è quello su cui in realtà Trieste aveva investito di più negli ultimi tempi. E quindi, in realtà, pensare il turismo anche creando, appunto, intanto creando delle infrastrutture, ma anche riqualificando degli spazi e permettendo quindi ai commercianti di godere dei benefici del turismo, sarebbe invece molto più opportuno, specialmente in questo periodo di Covid dove i commercianti stanno vivendo una serie crisi e ricordiamo che parte del Museo del Mare sarebbe finanziato con la tassa dei commercianti stessi imposta dalla Camera di Commercio. Codarin, cosa ne pensa? Le piace il progetto? Lei è favorevole, contrario? Ma guardi, allora, personalmente non mi sento di entrare nell'ambito etico perché ovviamente, come giustamente ha detto anche Giulia, parliamo di sensibilità che ognuno può avere in maniera diversa sul giusto o sbagliato, la cura degli animali, lo zoo liquido, l'attenzione che comunque si può avere per appunto animali in cattività. Quindi questa è una sensibilità personale che ognuno può avere in maniera diversa. Io so da dati che ci sono stati forniti che già l'acquario di Trieste, quello che abbiamo piccolino, è il terzo alla fine per visitatori in tutta Italia, dopo quello di Genova e quello di Cattolica, pur essendo molto molto piccolo. E la logica che sta dietro è una logica, parlo del Parco del Mare, una logica che non riguarda il periodo Covid, non riguarda una situazione contingente che abbiamo adesso, anche seppur molto grave, ma riguarda uno sviluppo nel tempo della nostra città. In questo senso, i dati che vengono forniti non sono dati delle amministrazioni comunali, ma sono stati forniti da terzi con degli studi che sono, secondo me, sono stati fatti nella maniera corretta, danno comunque un numero di visitatori congruo per far crescere Trieste dal punto di vista turistico e quindi far crescere Trieste dal punto di vista turistico significa avere maggiore ricchezza da reinvestire all'interno del territorio. Se poi più della metà degli investimenti sono a carattere privato, io non penso che dei privati vadano ad investire su una struttura considerata già vecchia prima di essere costruita. E non parliamo appunto di pochi soldi, perché gli investimenti privati ad oggi sarebbero attorno ai 24 milioni di euro. Posto la parte poi che dovrebbe essere finanziata dalla regione e la parte derivante dalla famosa tassa che la Camera di Commercio aveva da tempo chiesto a tutti gli affiliati. Ma a quel punto mi viene da domandare, non, ricomincio da Massimo per poi ripassare a Giulia, visto che chi è contrario vuole soprattutto sottolineare che
arrivati al 2020, un concetto di esposizione di animali dovrebbe essere superato, per lo più lo si vede con i circhi, con gli zoo, eccetera. Non era meglio fare altro? Secondo Io lei, torno ovviamente. al discorso. Il superato, secondo me, vale fino ad un certo punto. Non è completamente superato, se no un'azienda privata non investirebbe 24 milioni di euro in una struttura di questo tipo. Ok. Non mi sembra che lo zoo di Lignano sia stato chiuso nel frattempo. Io ci vado, non spesso, ma a volte ci vado, visto che ho 3 bambini, saltuariamente vado perché è un'occasione. Per vedere qualcosa che se no non si vede, e mi sembra da come vengono gestiti che gli animali comunque non siano sofferenti, così come in giro in tutto il mondo esistono ancora gli zoo e non mi sembra che questi zoo siano stati chiusi e siano stati liberati in natura i vari animali. Quindi è un ragionamento che, ripeto, prescinde dall'etica, dalla morale personale, dalla sensibilità che ognuno ha. Però non mi sembra che, se noi guardiamo cosa succede in tutto il mondo, questa forma di attrazione sia effettivamente superata. E ripeto, se fosse superata, un privato non andrebbe a investire 24 milioni di euro su un'opera già superata come questa. A Domanda sì o no, le piace l'idea dell'acquario del Parco del Mare? me personalmente piace. Ok. Massolino, stessa domanda, nel senso, si poteva fare altro? Se sì, che cosa? Sì, si poteva fare altro, si poteva fare un museo sulla tecnica del mare, si poteva fare veramente tanto, una riqualificazione di quella zona è comunque necessaria. Sarebbe bello che fosse ad uso e aperta ai cittadini, sicuramente. Parco, non credo, come affermava Codarin, che questa sia una situazione contingente che passerà presto. Probabilmente alcune modifiche che sono avvenute nel corso di quest'anno le avremo in eredità molto a lungo. E quindi non credo che parlare del fatto della crisi del turismo come lo conosciamo finora, dovuto al Covid, sia una cosa che passerà presto. Inoltre, appunto, invece credo che manchi del tutto una visione futura di un turismo e di un modo di vivere la natura completamente diverso. E se è vero che ci sono ancora dei circhi, dei musei, è vero che hanno comunque sempre meno appoggio e sono sempre più criticati anche dall'opinione pubblica. E quindi andare in questo momento a investire in delle cose che sono già borderline, diciamo, non lo ritengo una cosa importante. In ogni caso è vero che ci sono degli investimenti privati, ma ci saranno anche degli importantissimi investimenti pubblici, anche poi nei costi, poi nella gestione dell'opera in sé. Quindi. Oh, allora, leggo una mail che mi spazia da un argomento all'altro. Non c'è un divieto di consumare nei paraggi il caffè dei bar se siamo soli. Lo è se c'è un assembramento e due persone vicine, è un assembramento o anche più di due persone. In realtà l'ordinanza dice che non si può consumare nelle immediate vicinanze del locale stesso, non che non si possa consumare all'aperto. Quindi anche se si è soli e si consuma nel dehors del locale, si infrange l'ordinanza. Questo giusto un tanto per specificare quanto è stato riportato nell'ordinanza stessa. Andiamo a sentire una telefonata, buongiorno. Buongiorno, Prego. sono Claudia. Ci dica. Un saluto a voi e ai vostri ospiti. Io voglio fare una segnalazione. Il giorno 13 sono stata sulla linea 8 e sono salita e mi sono seduta. A fianco a me c'era un signore con la mascherina giù e guardava il telefonino. E io gli dico: signore, alzi quella mascherina. E lui con malo modo mi dice: ecco, è contenta. E chi era? Un controllore che mi ha detto anche che lui, che io non devo a dirgli niente a lui. Ha capito? Sì. Come dicono che sono pieni gli autobus e dopo un controllore che dovrebbe dare l'esempio non rispetta le regole. Tutto qua. Ok, grazie della segnalazione.
Buona giornata, è chiaro che se tutto ciò che la signora ci ha raccontato corrisponde esattamente a quanto detto, dovrebbe essere lo stesso personale preposto al controllo a dare buon esempio, ma questo vale per tutti, non soltanto per chi guida, anzi chi controlla a bordo degli autobus i biglietti, ma vale anche per la classe politica, per noi giornalisti, per tutte le persone che comunque hanno un ruolo pubblico. Oh, allora, in questo caso di nuovo dobbiamo andare in pubblicità, però in qualche maniera la telefonata mi permette di passare a la questione della mobilità. Prima già Giulia Mastolino l'aveva anticipato alla risposta della prima domanda su come, a suo giudizio, un investimento maggiore in mobilità sostenibile, piste ciclabili, percorsi diversi da quelli esclusivamente deputati alle automobili siano preferiti e preferibili in un periodo come questo, dove bisogna ripensare anche al modo in cui spostarsi. Quindi ricominceremo proprio da Giulia Mastolino sulla mobilità e il futuro della mobilità a Trieste dopo una breve pausa pubblicitaria. Torniamo dunque in diretta con Sveglia Trieste, chiuderemo alle 10, non avremo più pause pubblicitarie, quindi andiamo spediti con gli argomenti assieme a Giulia Mastolino di Adesso Trieste e Massimo Codarin della lista di piazza. Mobilità, ripensare al modo in cui spostarsi, magari andando incontro anche all'ambiente. Mastolino. Sì, la crisi del Covid in realtà sarebbe potuta essere anche una grande opportunità per ripensare il modo in cui viviamo e ci spostiamo all'interno della città. Per molte città italiane, non solo italiane, lo è stata, anche perché per la prima volta sono state introdotte delle misure a livello normativo di codice della strada che consentivano di fare degli interventi a costi veramente bassi. Quindi prima ci portava un esborso economico anche molto, molto notevole, adesso è possibile fare degli interventi molto più leggeri, sia come costi sia come proprio infrastruttura in sé, quindi perdendo meno parcheggi, meno asse carrabile, eccetera, e quindi permettendo una più facile convivenza tra la mobilità ciclistica in questo caso e la mobilità automobilistica. Non solo bici, però una delle forti richieste che era stata fatta all'interno del piano post-Covid che era stato presentato all'amministrazione comunale era quella anche di aumentare le pedonalizzazioni e anche soprattutto togliere le auto dalle zone limitrofe agli accessi scolastici, in modo da dare la possibilità ai bambini e ai ragazzi di arrivare a scuola in sicurezza a piedi e di confluire anche all'interno della scuola in sicurezza, quindi evitando di creare assembramenti in spazi ristretti al di fuori della scuola stessa. Questa era sostanzialmente una tragedia annunciata, sapevamo già che ci sarebbe stato un aumento notevolissimo del traffico di auto privata, anche perché era già successo a Wuhan, è stato uno degli primi studi del post emergenziale che era stato diffuso anche dai giornali italiani, il fatto che una buona parte delle persone che utilizzavano il mezzo pubblico a Wuhan, che poi è successo esattamente anche qui, non si sentisse più sicura di farlo e quindi fosse stata convogliata sull'utilizzo del mezzo privato, con la conseguente congestione, problemi di viabilità, problemi di parcheggio che conosciamo sostanzialmente. Quindi in questo caso sarebbe stato possibile, sapendo che questo sarebbe successo, avere una visione più avanzata e riuscire ad agire prima di settembre. Sicuramente addirittura molte città hanno agito proprio nel periodo del lockdown, quindi quando il traffico non c'era ed erano intervenute in quel momento. Sarebbe, come dicevo prima, a Milano è successo, ne parleremo venerdì al lancio dell'assemblea tematica sull'ecologia di Adesso a Trieste con l'architetto Montieri di Milano, che appunto è stato protagonista di questo cambiamento nella città di Milano, che con una serie di interventi di urbanismo tattico, di pedonalizzazioni, di agevolazione della
sensibilità di alcune zone ha restituito parti di città ai cittadini, anche e soprattutto in questo momento così delicato, sia per gli spostamenti che per l'interazione personale. Ovviamente marciapiedi più larghi, maggiori pedonalizzazioni, vuol dire anche meno intersezioni e quindi meno possibilità di incontro, assembramento, di contagio. E questa era stata una richiesta che avevamo fatto appunto in tempi molto precoci, quindi a marzo-aprile dell'anno scorso, e che è rimasta evidentemente inascoltata, nel senso che a settembre ci siamo trovati nella stessa città che avevamo a marzo, anzi con molto più traffico da auto privata, perché appunto, come abbiamo detto, le persone non si sentono più molto sicure di usare un mezzo pubblico, e anzi adesso è arrivato anche un invito formale da parte della regione a non farlo, quindi. Non lo sento. Beh, giù, senti, la Massolina la sentivo, Bernardo non ti sento. Anch'io non sento più. Al limite andiamo avanti noi due, senza problemi. Mi sentite? Adesso Adesso sì. sì. Bene, mi sono morte le batterie del microfono. Vabbè, comunque succede anche questo. Volevo domandare un'ultima cosa velocissima a Giulia, nel senso, le richieste che adesso Trieste fa all'amministrazione comunale, per riassumere, sono maggiori pedonalizzazioni, marciapiedi più larghi, pedonalizzazioni davanti alle scuole principalmente per consentire, soprattutto quando poi tutto tornerà alla normalità, un accesso più sicuro e anche, possiamo dire, anche più distanziato, se vogliamo prendere come spunto per il futuro per gli studenti nelle scuole, è un capitolo maggiore da investire per la ciclopedonalità, corretto? Per fare un riassunto stringato, insomma. Sì, queste erano sostanzialmente delle richieste che erano state fatte da una serie di associazioni Sì, quando giusto. adesso Trieste ancora no, non esisteva. E tuttavia adesso Trieste sicuramente le appoggia e le sposa, anche perché al di là del periodo Covid e della contingenza di questo momento potrebbe dare un'eredità, cioè darebbe un'eredità molto positiva alla città, anche in un senso di cambiamento degli stili di vita, in una promozione degli stili di vita sani, quindi in una maggior possibilità di andare, muoversi in modo non solo sostenibile per l'ambiente, ma anche in modo molto più sano per le persone. E quindi sicuramente la direzione del futuro è questa, ed è la direzione in cui adesso Trieste vuole spingere per andare, quindi più pedonalizzazioni, più ciclabilità e soprattutto sicurezza della ciclabilità, perché la maggior ragione per la quale le persone in questo momento non pedalano a Trieste è che non si sentono sicure nel traffico. Nonostante questo, abbiamo visto un boom di bici, soprattutto bici a pedalata assistita, che era il famoso Trieste on Zeper Bici. Adesso sì, anche Trieste Zeper Bici, perché con la pedalata assistita si fa veramente qualunque cosa, e quest'estate si è visto, anche grazie al bonus mobilità, un boom di biciclette. Adesso ovviamente c'è da rendere sicure le strade anche per chi sceglie la bicicletta non solo per andare in carso nel weekend, ma come mezzo di mobilità quotidiana. Codarin, il comune di Trieste ha questa strategia che ricalca la volontà di adesso Trieste? Ha pianificato tutto ciò? Cioè, facciamo una sintesi anche sulle attività. Sì, ma allora diciamo questo. Sul discorso mobilità sostenibile, penso che siamo tutti d'accordo che bisogna procedere verso una mobilità il più sostenibile possibile nel corso del tempo. C'è, a mio modo di vedere, una visione diversa rispetto a quanto presentato adesso dalla Massolino, ovvero le scelte che l'amministrazione fa non sono delle scelte che derivano dalla situazione attuale, che, come ho ripetuto prima, drammatica, ma che comunque auspichiamo prima o dopo passerà. Questa è una visione diversa e magari un ragionamento diverso che si fa. Dall'altra parte, non, secondo me, non è corretto sfruttare questa situazione per imporre un punto di vista diverso. I punti di vista possono essere diversi rispetto a diverse categorie che fruiscono poi dei mezzi di trasporto privati, pubblici, bicicletta, eccetera. Però ci deve essere una condivisione con tutti gli attori in causa. Per questo l'amministrazione forse si è mossa in maniera un pochino più lenta
rispetto a quanto si poteva fare, però questo è finalizzato proprio a condividere le scelte il più possibile. Non a caso, se pensiamo ad esempio al bike sharing che è partito lo scorso anno, è un'attività che porta a una mobilità diversa con diverse stazioni in varie zone della città. Se pensiamo al ragionamento, e non so se voleva entrare nell'argomento trattato anche ieri in una commissione consiliare sul discorso dell'ovovia per gestire il traffico che viene da nord verso il centro cittadino, anche questo è un discorso di mobilità diversa e più sostenibile rispetto alle autovetture che si recano nel centro cittadino. Quindi la logica del maggior pedonalizzazione, la logica di marciapiedi più larghi, la logica delle piste ciclabili è una logica sicuramente corretta, però non deve essere un'imposizione, deve essere un modo per coinvolgere i cittadini e per fare in modo che passo dopo passo si arrivi ad una città, dal punto di vista della mobilità, molto più sostenibile. E questo è quello che sta facendo la nostra amministrazione, con tutta una serie anche di studi sulla mobilità che è stata fatta e col prossimo piano urbano di mobilità sostenibile che verrà nelle commissioni e in consiglio comunale poi valutato. Ecco, Allora, quindi sì. diciamo, secondo me è importante la logica, non imposizione di una mobilità di un certo tipo, ma coinvolgimento e condivisione delle scelte. Questa è la cosa, secondo me, fondamentale. Allora, Massolino, un attimo perché so che voleva, la vedevo prossima a replicare qualcosa. Sentiamo una telefonata, poi le lascio la parola. Buongiorno. Sì, buongiorno, sono in linea. Sì, buongiorno, prego. Sì, volevo fare due osservazioni Sì. riguardo quanto ha detto l'assessore, il signor Codarin. Lui ha detto prima che, innanzitutto, buona giornata a tutti e Buongiorno, buongiorno tre. a lei. Mi scuso di non aver anticipato questo. Non si preoccupi. Lui ha detto prima, ha attribuito agli anziani alcune problematiche riguardo l'uso incoerente o imperfetto o non corretto degli autobus, dei mezzi di trasporto. Beh, per fare anche cose che potrebbero fare online o in modo diverso, molto più semplicemente. Io ricordo al signor Codarin No, che dal non ho detto 2000, cioè questo però, dall'entrata. mi scusi. Prego? Non ho detto questo, io parlavo della No, situazione beh, politica si precedente della parlava in genere raccomandazione. dell'uso forse improprio da parte degli anziani che potrebbero correggere il loro modo. Però ricordo questo, voglio venire all'essenza del Sì, problema. sì. È dal 2000 circa che l'Italia è entrata in Europa, bene o male, ed è dal 2000 che si usano dei sistemi contabili e online che sono alla portata di tutti. Parlo della domiciliazione bancaria che consente di non pagare nessun bollettino, lo paga la banca con sicurezza al momento opportuno, parlo dell'accredito delle pensioni in conto corrente, l'uso dei bancomat, della carta di credito e soprattutto i pagamenti di sportelli meccanici che sono in ogni banca per fare qualsiasi bonifico o qualsiasi MAV, che tra l'altro hanno delle cifre talmente grandi che a me non servono neppure gli occhiali, no? C'è gente che usa gli occhiali per legge e non hanno anche bisogno di occhiali per operare sul MAV meccanico delle banche. Adesso, però io in tanti anni, dal 2000 ad oggi, non ho mai sentito un'istituzione, un ufficio comunale, un'istituzione pubblica, un comune, una provincia o una regione che abbiano fatto una pubblicità tormentosa per incentivare gli anziani all'utilizzo di questi sistemi. Non sono state fatte pubblicità, non è stato spiegato quanto sia valido la domiciliazione bancaria, l'accredito in conto corrente, l'uso delle carte di credito elettronico. Non è stato mai fatto nulla. Adesso si pensa che gli anziani dovrebbero improvvisamente svegliarsi e operare su cose per le quali Non le sono istituzioni preparati. Ok. pubbliche non hanno mai insistito. Questo discorso ovviamente non vale solo per Trieste, ma anche per tutto il territorio Certo, nazionale. certo. Volevo il parere di tutti e due, della signora e del signore. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie, grazie. Allora, apriamo questa piccola parentesi, Codarin, poi Massolino in breve, poi torno sulla mobilità perché menzionando l'ovovia una domanda è scontata. Prego.
Velocissimo, io non parlo delle operazioni necessarie, io parlo di situazioni in cui c'è l'anziano che va a pagare le bollette del figlio o del nipote perché il nipote in quel momento dice di non potere, di non aver tempo. Io parlo di situazioni di questo tipo e purtroppo sono molto numerose situazioni di questo tipo, oppure di anziani che comunque potrebbero essere aiutati da qualcuno o che magari scoccia a chiedere l'aiuto o magari non ha... chi può essere il figlio, il nipote, una persona comunque più giovane che può recarsi in maniera più veloce allo sportello, non lo fa e lascia tutto alla persona anziana, che è quella, come abbiamo visto nei dati che abbiamo, che sono le persone più attaccate e più da tutelare per quanto riguarda questa pandemia. Ecco, solo questo era il mio ragionamento. Massolino, su questo argomento? Brevissimamente, sì, delle campagne informative potevano probabilmente essere fatte, come potevano essere costruite delle reti di supporto solidale, come è stato, come è avvenuto in alcune città e forse in parte anche a Trieste all'inizio, durante il lockdown, come c'erano delle organizzazioni che andavano a fare la spesa e sostanzialmente si poteva creare una simile rete di solidarietà anche per svolgere delle piccole commissioni. Penso che questa sarebbe stata una soluzione di compromesso. Torno da lei, anzi resto da lei sul tema Ovovia, perché o meglio anche su quanto aveva detto prima Codarini, perché la vedevo un po' storcere il naso. Sì, volevo replicare brevemente. Prego. Su quanto detto prima, che l'intervento e gli interventi che chiedevamo nel post-Covid non si fermavano di certo all'emergenza, quindi nuovamente era sia un modo per gestire una situazione emergenziale che sapevamo ci sarebbe stata in questo periodo, ma anche per offrire poi qualcosa che rimanesse nel tessuto urbano, nella città, a favore di tutto e di tutti, perché ogni auto privata che viene tolta dalla strada fa un beneficio anche e soprattutto per gli altri automobilisti, quindi non è una questione egoistica o di differenti visioni, non è che pretendiamo di eradicare all'improvviso l'uso dell'auto privata da tutto il centro cittadino, chiediamo solamente di dare la possibilità a chi vuole e può spostarsi con dei mezzi più sostenibili, quindi a piedi, in bici o col mezzo pubblico, di farlo e di farlo in sicurezza, lasciando così la città anche più libera per quelli che non possono o non vogliono spostarsi con questi mezzi. Quindi è una richiesta a beneficio di tutti. Seconda cosa sulla partecipazione, noi avevamo lanciato, prima ancora di consegnare il documento tecnico all'amministrazione, avevamo lanciato una fase partecipativa, certo con i nostri mezzi, ma attraverso la quale avevamo ottenuto più di 1000 risposte. E quindi sostanzialmente il coinvolgimento dei cittadini c'è stato, e anzi sono i cittadini stessi che richiedono più sicurezza, più spazi, una maggior vivibilità degli spazi, perché una città con meno auto e meno congestionata è più vivibile per tutte e tutti i cittadini. Quindi non è assolutamente una richiesta egoistica frutto di una visione diversa da tutto il resto della città o di nicchia o elitaria, e sarebbero stati degli interventi non fatti di nascosto, ma degli interventi semplicemente che avrebbero sfruttato un momento in cui sarebbe stato più semplice farli materialmente, perché il traffico in quel momento non c'era, e sarebbero stati degli interventi veramente a beneficio di tutti, quindi su questo mi permetto di dissentire assolutamente. E per quanto riguarda l'Ovovia, sì. non ci sembra possibile che l'Ovovia risolva il problema dell'accesso a nord della città. Ieri c'è stata la commissione riguardo, e a quanto ho letto sono previsti che 400 vetture di intercettare 400 vetture provenienti dal traffico che proviene da Monfalcone, delle 1500 che arrivano quotidianamente a Trieste al momento, prevedendo di parcheggiarle in un parcheggio con un massimo di 800 posti, che dovrebbe servire anche le persone che provengono dall'antipiano. Quindi già è un po' assurdo di per sé pensare che io comunque debba utilizzare l'auto per arrivare al parcheggio di Ovovia e poi scendere in città. Peraltro posso farlo solo nei giorni in cui non c'è bora, e se la bora sale durante la giornata e io ormai sono in città devo ricorrere a un altro
mezzo che magari mi porterà in un posto lontano, insomma c'è una serie di complessità che rendono assolutamente improbabile che una persona scelga l'ovovia come strumento di mobilità quotidiana e di sostanzialmente pendolarismo tra l'altipiano e il centro. Non solo, ma il fatto che l'ovovia sia un'opportunità di mobilità completamente pulita e senza impatto ambientale non è vero, perché l'impatto ambientale c'è, perché vengono tagliati degli alberi, perché si passa a pochi metri dal Faro della Vittoria, perché rovinerebbe una dei punti di forza del Porto Vecchio, quindi la passeggiata pedonale avrebbe queste cabine che volano sopra la testa delle persone che passeggiano. Io non penso che avrei piacere di passeggiare in un luogo dove ho delle cabine che mi sfrecciano continuamente sopra la testa. Inoltre, una cosa che è emersa nel dubbio dell'opposizione, del consigliere di opposizione, c'era appunto quello della privacy, perché le cabine passeranno vicino alle case, anche perché non si può superare lo skyline degli edifici, ed è stato risposto che le cabine saranno oscurate. In più, visto che la cabinovia appunto sarà molto bassa a quanto si era letto nel progetto, le cabine saranno anche sigillate, quindi senza finestre apribili, quindi immaginarsi che sia gradevole fare un tragitto, seppur breve, di 12 minuti, però all'interno di un uovo con le pareti, con le finestre oscurate e chiuse, io non penso sia ragionevole ritenere che questo sarà piacevole né per i turisti né soprattutto per i cittadini. La proposta che sostiene adesso Trieste, che hanno anzi avanzato le associazioni, è quella di sfruttare la rete ferroviaria che già esiste, quindi di spingere molto sul ferro quindi passare a un'integrazione seria tra la rete tranviaria e la rete ferroviaria. Codarin. Ma allora, purtroppo ieri hanno risposto benissimo sia l'assessore Polli sia il direttore l'ingegner Bernetti a tante di questi dubbi, queste perplessità che adesso Lea Masolino ha evidenziato. Allora, primo discorso rapidissimo, il discorso Bora: sono 25 giorni all'anno massimo di eventuale chiusura dell'impianto. 25 su 365, non parliamo di qualcosa di drammatico, e sono rilevazioni fatte dal 95 allo scorso anno per raffiche di Bora superiori ai 90 km all'ora. Una singola noi l'abbiamo presa come chiusura totale per la giornata, mentre sappiamo benissimo che le raffiche continue sono quelle che chiudono l'impianto, non la raffica singola, e quindi è un calcolo ovviamente per eccesso come giornate di chiusura dell'impianto. Sul discorso delle autovetture che potrebbero venire intercettate dall'ovovia, io sono dell'opinione, infatti l'ho fatto anche ieri come domanda poi all'assessore, e nel momento in cui dovesse andare in porto il progetto e quindi avessimo a disposizione l'ovovia, allora a quel punto sì, potremmo iniziare in qualche modo ad imporre una mobilità diversa per recarsi nel centro cittadino. Una mobilità già ci sarebbe, che sarebbe tutta la grande viabilità arrivando dentro da via Campi Elisi. Con un discorso dell'ovovia potremmo iniziare a valutare una parziale riduzione del traffico veicolare, ad esempio sulla strada costiera, che per problemi di statici ha delle grosse sofferenze e, come vediamo tutti, ha sempre dei lavori in corso proprio per le criticità che ci sono. Quindi nel momento in cui avessimo questo progetto potremmo anche imporre una scelta diversa ai cittadini. Se non abbiamo questo progetto, c'è ancora in ballo, parliamo ancora di anni a Norum, parliamo di fine anni 90, il tunnel sottomarino che dovrebbe portare le autovetture da una parte all'altra della città, che magari io mi ricordo, ero comunque discretamente giovane, e penso tutti e tre siamo abbastanza giovani per averlo forse solamente sentito dire, però l'alternativa a questo sarebbe o un tunnel sottomarino o l'implementazione della ferrovia, giustamente. Problema della ferrovia: i costi per aumentare il traffico ferroviario sono notevoli, però bisognerebbe fare un binario in più. Coi binari che attualmente ci sono, non sono sufficienti a gestire il traffico ferroviario. In più, e questo l'ha spiegato bene ieri l'ingegner Bernetti, il problema delle scelte con cui le persone si recano
da un posto all'altro, è un problema di attesa del mezzo, il problema del fatto di restare fermi in attesa che il mezzo parta, e il discorso poi dell'arrivo. I tempi della ferrovia sono molto lunghi per poter pensare che la gente scelga la ferrovia piuttosto che scegliere un altro mezzo per recarsi nel centro cittadino. Un discorso ancora maggiore, e questa è stata una critica che anche l'ingegner Bernetti ha espresso in merito alla stazione ferroviaria Trieste Airport, è quasi assurdo il fatto che la fermata di Trieste Airport non sia stata fatta a fianco, ma sia stata fatta sul binario principale che dopo porta i treni fino a Trieste. Quindi questo comporta il fatto che un unico treno può transitare in quella zona. Quindi questi sono purtroppo, da una parte, dei paradossi e delle scelte sbagliate purtroppo fatte da altri. Si potrebbe rimediare, ma i costi sono notevoli. Dall'altra, dobbiamo comunque ragionare sul fatto che il traffico da nord è un traffico che in qualche modo deve essere gestito in altra maniera. Questa è la maniera che comunque dal punto di vista dell'impatto ambientale è quella che va ad influire di meno rispetto ad eventuali altre scelte, che sarebbero appunto il tunnel o che sarebbe l'aumento e l'incremento dei binari ferroviari. Sul discorso, dopo anche qui, sul discorso che la cabinovia possa passare sopra Porto Vecchio dove ci può essere una passeggiata, anche lì siamo nell'ottica della valutazione personale se è proprio una cosa terribile o se è una cosa che comunque si può accettare in base al fatto che possiamo limitare di molto l'accesso delle autovetture nel centro cittadino, perché parliamo che a regime potremmo limitare non 400, che è una stima iniziale nel momento in cui dovesse partire, ma con degli abbonamenti, con delle logiche diverse, potremmo limitare anche quasi l'interezza delle autovetture che si recano nel centro cittadino, anche con delle scelte che potrebbero essere sicuramente più imposte dall'amministrazione nel momento in cui dà un'alternativa per recarsi nel centro cittadino. Ecco, quindi da questo punto di vista io sono assolutamente favorevole, ma favorevole perché lo dicono i tecnici del comune. E con appunto l'ingegner Bernetti a capo, che sono comunque considerati dei tecnici professionisti. Noi siamo tra i pochi comuni che hanno tanti ingegneri dei trasporti che possono valutare le varie scelte, come sono state fatte appunto col discorso del PUMS. Ultima cosa, il Un attimo discorso solo, del. Codarine, abbiamo 2 minuti, uno a testa, Massolino che replica e Grazie. Codarine ultima specifica, prego. Sì, volevo rispondere brevissimamente. Allora, innanzitutto abbiamo appena detto che durante il Covid non si potevano imporre scelte ai cittadini, adesso si parla di imporre scelte di mobilità ai cittadini. Sarebbe molto più opportuno che i cittadini scegliessero il modo in cui muoversi a seconda di quello più comodo. E sicuramente una rete integrata di tramtreni sarebbe molto più comodo di un Ovovia, che comunque è un intervento puntuale e che non va a incidere all'interno del tessuto cittadino, perché se io scendo dall'altipiano per andare in una zona che è diversa da quella della stazione, dopodiché dovrò prendere un altro mezzo e non c'è integrazione tra il trasporto pubblico attuale della città e l'Ovovia. Quindi è una sorta di intervento slegato e che non va, mentre l'integrazione tram-treno potrebbe essere molto più pervasiva e lineare e con più fermate e quindi andare veramente a rendere più comodo e quindi una scelta più agevole, quella di muoversi con una mobilità sostenibile e diversa. Codarin? Ma allora, se c'è l'alternativa, si può decidere di imporre una scelta di mobilità. Se non c'è l'alternativa, non si può imporre qualcosa al cittadino. Questa è la mia ottica. È la stessa ottica per la quale, quando ci fu il piano del traffico dell'architetto Marchigiani, dottoressa Micorsa, architetto Sì. Marchigiani, io chiesi: bene, chiudiamo il centro, facciamo tutto pedonale, ma chi arriva con l'autovettura, dove parcheggia l'auto in periferia, non è un compito mio perché deve stabilire il piano regolatore. Allora, imporre la pedonalizzazione senza sapere dove va un'autovettura di chi si reca a Trieste, da fuori Trieste, questo è sbagliato. Nel momento in cui si dà un'alternativa, si può scegliere e si può dire: si va in questo modo o si va in questo modo? Se non c'è l'alternativa, è ovvio che l'imposizione di facciamo tutto pedonale è una cosa che
bellissima come utopia, ma non una cosa realizzabile ad oggi. Quindi questa era la logica. Sul discorso dell'integrazione, quando si arriva in Piazza Libertà, uno, c'è la stazione di bike sharing davanti, due, ci sono e la piazza è stata rifatta con tutte le fermate degli autobus che si possono recare in tutta la città. Tre, la logica è l'accesso nord per chi si reca nel centro cittadino, quindi parliamo al massimo della gente che si può recare fino a Campi Elisi, fino a Campo Marzio, per chi si deve recare nella zona industriale, nella zona dove abito io, via Capodistria, via Svevo, o nella zona delle Noghere, si andrà come al solito con l'autostrada. Devo quindi chiudere, sono queste Massimo. Le logiche diverse. La logica dell'integrazione è una logica che nel momento in cui abbiamo una camminovia che fa scendere le persone sistematicamente, ci sono tutti i mezzi di trasporto necessari, anche pedonali, per recarsi in tutto il centro grazie, cittadino. Grazie tu, Massimo, chiedo scusa se vi interrompo un po' bruscamente, si è acceso tutto nel finale, ma io devo rispettare i tempi televisivi. Ringrazio entrambi per il collegamento, una buona giornata e un buon lavoro a tutte e due. Grazie. Buona giornata, grazie. Grazie a tutti i telespettatori, Sveglia Trieste termina qui, buona giornata.